Allora. Io mi sono fidato di voi. Lo sto facendo. Sono in live su Yugi. Buon pomeriggio. Questo è un antipasto per il piatto principale di stasera. Perché ho fatto male secondo te, Ferdi? La droga fa male. Ah, ok, hai ragione. Grazie a Tenebor che sia buona per un anno insieme. È tempo di duellare. Grazie mille. Grazie anche al latte parzialmente scremato che sia buona per il 32esimo mese. Grazie. Grazie davvero. Thanks del supporto. Piatto principale di stasera, 21:30, Final Fantasy 14, quindi gran godimento. Grazie a Simo Sharky che si abbona per il 29esimo mese. Allora, io sono oro 4, come potete vedere, con ben 3 vittorie di fila, credo. Da ieri sera che non gioco, sì. 3 vittorie di fila in rank oro 4. Sto usando solo il mazzo drago bianco, che adesso vi faccio vedere. Allora, sì, scommessa per il platino, ma oggi non si raggiunge il platino, ci vuole troppo. Allora, diciamo che secondo me la scommessa su oro 3 ci può già stare, fidati Ferdi. Grazie a Stemoretti, guardate, vi ringrazio subito, intanto che vi state collegando. Vi faccio vedere il deck, ok? Così vi ringrazio mentre vi guardate la decklist. Grazie a Stemoretti che si abbona per il 5° mese. Colgo l'occasione per sottolineare il lavoro enorme che fai. Magari non riesco a seguire tutte le live, ma le recupero tutte come tutti i video su YouTube. Giù il cappello anche a Chiara che ti supporta alla grande col suo lavoro splendido. Vi si adora, grazie mille, grazie Ste. Grazie a Tanka che regala una sub. Grazie a Simo Sharky che si abbona per il 29esimo mese. Oggi il godo distrugge ma non nega. Vediamo. Grazie al latte parzialmente scremato, grazie a Tenebor, è tempo di duellare. Grazie a Alpha Andrew, dai fra che si spacca di Master Duel. Non avendo mai giocato TCG prima, solo Duel Links, mi ha preso un sacco. Andiamo a smontare il meta con il potere di Brick Eyes. Ma guarda, no. Grazie a Ted, grazie a Alessio Cresce che scrive il Poggo. Skill Drain no. No, sì, Skill Drain sì. È l'unica cosa che mi fa vincere ogni tanto, Skill Drain di merda. Allora, vi racconto questo deck. E perché queste sono le banner list OCG, che sono quelle che si usano anche su Master Duel. Non mi chiedete perché. Comunque abbiamo questo deck, che è un deck Blue Eyes White Dragon, quindi un drago bianco occhi blu con 3 draghi bianchi pazzi sgravati e una pietra della bianca della leggenda che praticamente ti permette di essere mandata al cimitero, o meglio, se mandata al cimitero ti permette di metterti in mano un bel drago bianco occhi blu e... come te la mandi al cimitero in tanti modi, il mio preferito è evocare questo cesso, l'incuribo, che è un cazzettino che ti annulla un attacco, o meglio, ti rende zero l'attacco di un avversario mentre attacca. Ma in realtà la sua proprietà principale è permettermi di buttare roba come questa al cesso. Abbiamo un Effect Veiler, che è una famosa hand trap, una trappola alla mano, e permette di annullare nella main phase dell'avversario un effetto del mostro avversario. Il saggio con gli occhi blu, che ti permette di millare anche lui roba come questa, perché butta via se stesso e un mostro con effetto sul campo per generare un'evocazione di un drago bianco occhi blu, o di un occhi blu forse, generalmente sì, un occhi blu, dopo vi spiego perché questa roba, un occhi blu dal tuo deck. La pietra bianca degli antichi, che è come lei, ma anziché fartelo arrivare in mano il drago te lo evoca direttamente nella end phase, e in più ti dà la possibilità di farti tornare in mano un drago dal cimitero, se bandita. Max C, altra hand trap, ti permette, è bellissimo questo meme, ora ve lo spiego, ti permette di pescare, grazie a Dreamshot One della sub, ti permette di pescare se l'avversario evoca specialmente. Poi abbiamo Fioritura di Cenere e Palle, che è la Loli di Yu-Gi-Oh! E ti permette di annullare effetti come questo, che ti permettono di pescare carte o di mandare roba al cimitero o di prendere roba dal deck, quindi uno stoppino. Il meme del Max C è la cosiddetta Max C Challenge. Praticamente i giocatori di Yu-Gi-Oh! Chad, nonostante abbiano contro un Max C che appunto fa pescare l'avversario per ogni evocazione speciale fatta da te,
vanno comunque a cercare di vincere in un turno evocando un botto e facendoti pescare 40 carte. Questa è la Max C Challenge. Quindi quando tu fai Max C, questa cosa l'ho imparata in questi giorni, quando tu Max C l'avversario, l'avversario può stare e non evocare un cazzo per non farti pescare il mondo, o essere Chad e accettare la Max C Challenge e farti pescare l'universo ma ucciderti comunque in quel turno. Abbiamo poi il drago bianco alternativo, che è il motivo per il quale mi serve in mano il drago bianco occhi blu. Praticamente, se tu hai in mano un drago bianco occhi blu, mi fa troppo ridere sta cosa, cioè il modo in cui è stata fatta questa carta. Fai vedere la carta all'avversario, letteralmente la fai vedere e evochi drago bianco alternativo. E mi fa troppo ridere perché è tipo: uè fra, guarda che bello sto drago. E puoi evocare l'altro drago, cioè glielo fai vedere. Ai miei tempi si tributava qui, flexi le carte, oh guarda che bello sto drago bianco, e metti il tuo drago bianco alternativo. La flexi, esattamente. Drago bianco alternativo può essere evocato solamente così e ha un effetto figo, distrugge un mostro avversario e... però quando lo fa non può attaccare. Poi abbiamo il drago spirito del bianco, che in realtà è una carta occhi blu. Ecco perché prima il saggio permetteva di evocare un occhi blu. Il saggio pazzo, sgravato, pezzo di cazzo, è un drago che una volta evocato distrugge una trappola magia. Quindi è molto importante, perché tu puoi usare saggio per evocare lo spirito e spaccare magari una trappola continua, una magia continua, un terreno dell'avversario particolarmente fastidioso. Poi hai il Levianir, che è una figata. L'ho anche sbustato Levianir, ma non sapevo ancora cosa servisse quando sbustavo Yugi sul canale. Levianir... rimuovi tre luce, tre oscurità o un mix di questi, grazie a Luca Red della sub, e hai vari effetti. Quello che usi in questo deck prevalentemente è rimuovere tre luce per evocare specialmente un drago bianco occhi blu, o comunque un'altra carta dal cimitero. Drago nebulosa, un drago particolare che ti permette bandisce, giusto, avete ragione. Grazie Valseppe e Oliver Hutton, grazie mille ragazzi. Bandisce, giusto, non distrugge, bandisce. Tra l'altro sì, è vero, anche a mio zio assomiglia alle Levianir. Poi abbiamo il drago nebulosa, che è un drago particolare, perché ti permette di, oltre che scappellarti, di evocare se stesso e un drago 8 stelle nella mano in posizione di difesa. Questa cosa è utile banalmente perché poi vai a sbragare i tuoi Xyz, che sono super forti e sono il modo in cui vinci. Ma questo ve lo faccio vedere in combat, ok? Questo extra deck lasciatelo perdere. Baratto, tiri via un 8 stelle per pescare due carte, che in realtà ti fa gioco perché te lo tiri via, magari poi te lo rievochi con la pietra, con Levianir, eccetera, eccetera. Il menestrello, loco grazie alla sub, il menestrello dei draghi bianchi che fa drago bianco! E praticamente riesce a evocare un drago bianco nella mano insieme a un altro amico. Solitamente prendi lui e evochi alternativo facendo vedere un attimo il tuo drago bianco quanto è bello. Poi hai il ritorno del signore draghi, che è la magia più forte del deck, secondo me. Resusciti un drago e in più, se sta per morire da un effetto, da una battaglia, in realtà bandisci questa magia dal cimitero e lui non muore. Giara dei desideri, ti butti via 10 carte, le bandisci, peschi 2, è proprio la tua last resort. Richiamato dalla tomba, altro neghino simile a Ash Blossom. In permanenza infinita, altro neghino, ma degli effetti dei mostri, ti permette anche di negare la colonna di magia, cioè la magia opposta praticamente sulla colonna, figata, per il resto del turno. E poi anche una hand trap, perché si gioca anche dalla mano, quindi è come una magia rapida. Grazie a Radio Wave City, che si abbona per il 15° mese, anzi meglio, perché la magia rapida la puoi giocare solo nel tuo turno alla mano. Vera Luce, carta che dicono avrebbe... Vabbè, Skill Drain poi ruba le abilità, cioè disattiva le abilità in campo, e con un deck Blue Eyes ci sta, perché alla fine se ti trovi con tre draghi con 3000, mettere lo Skill Drain significa evitare le chain di effetti e di evocazioni avversarie e vincere. Vera Luce è la carta trappola che secondo molti dovrebbe aver salvato l'archetipo, ok? Vera Luce ti dà ora vi leggo ragazzi. Vera Luce ti dà immortalità del drago bianco, o meglio immunità del drago bianco blu e gli effetti avversari, e ogni turno puoi evocare specialmente un drago bianco occhi blu dal cimitero o dalla mano. Però se Vera Luce viene distrutta, e questa è la merda, tutti i mostri sul campo vengono distrutti. Quindi Vera Luce la attivi solo quando sei in merda, purtroppo. Vera Luce è una
carta che uso ogni tanto, purtroppo, e non sempre. E questo è il deck, ok? Che ti permette poi di evocare questi bei ragazzoni, drago fotonico, chi cazzo, ok? Loro. C'è solo un problema. Io con queste carte mi ci sto trovando abbastanza bene. Sono anche simili per certi versi allo Yu-Gi-Oh! Synchro con il quale mi sono fermato. Questo gameplay assomiglia un po' allo Yu-Gi-Oh! Teledad con il quale mi sono fermato, questo di questo deck. Ma the problem being gente del genere. Mi sto costruendo quest'altro deck. L'obiettivo della live di questo è un deck che ha vinto un primo posto a un evento di Yugi una settimana, no, tre giorni fa. Mi sto costruendo questo deck e l'obiettivo di questa live sarà raccimolare gemme, altri cazzi per fare questo deck, perché questo deck è il deck che mi sessa continuamente e voglio che questa cosa venga raccontata ai miei fratelli qui collegati in streaming in modo sincero dagli occhi di una persona che non gioca a Yugi competitivamente da 10 anni. Questo deck è la seguente cosa: robe vengono pescate dal giocatore che si manda tutto il cazzo di deck al cimitero per evocare 70 volte questo figlio di troia e farti il sesso negli occhi finché non perdi. Questo è quello che succede con questo deck. Cioè lui prende, pesca, butta via tutto quello che cazzo ha, ma proprio, cioè, butta via. Questo, la magia mi fa schifo. Guarda questa carta, te la incazzo, via. Eldritch, Spectralich, vinto. Questo è quello che fa questo deck di merda. E io voglio giocare questo deck di merda. Perché voglio un'idea di cosa significhi lo Yugi moderno. Grazie intanto a Seven, che si abbona per il quarto mese. Grazie a Super Sau, che si abbona per il 14°. Gioca la partita, vinci la fatica, Piporitto, massimo eroe elementale. Grazie, grazie a Radio Wave City, grazie all'MTMS, che si abbona per il 19° mese. Effetto il resub, fra dai, skill drain no però, vabbè, tanto Shiranui Zombie Control. E l'ho ucciso uno Shiranui in realtà proprio con questo deck Drago Bianco. No, non te lo farmare, noiosissimo da giocare, proprio brutto. Non lo sai, ma la community Yugi odia questo deck. Non ne so niente. Proprio perché non ha skill questo deck e dovrebbe essere bannato. Lo odiano proprio tutti. Ok, allora voglio giocarlo. Loco si abbona, grazie a Oliver Hutton che si abbona per il 21° mese. Ciao Sadio, grazie per tutto quello che fate. Grazie a Valseppe che si abbona per il 3° mese. 3 mesi bellissimi tra la fine di Dark Souls 3 e l'inizio del The Ring, Hollow Knight, che sto recuperando da YouTube. Ti ringrazio tantissimo di tutto il tempo e tutte le belle serate dedicate a tutti noi. Grazie a Dreamshot, grazie a Stemoretti che si abbona per il 5° mese. Colgo l'occasione per sottolineare il lavoro enorme che fai. Magari non riesco a seguire tutte le live, ma le recupero tutte. Ok, no, sono in pari. Allora, voglio giocarlo proprio perché è odiato da tutti. Voglio capire perché. Cioè io non ho mai provato, capito? L'ho solo trovato contro. Voglio capire quanto è autopilot sta merda, ok? Però per farlo devo giocarlo. Se sei Chad ti fai il monarca, ma senz'altro io poi punterò a fare il monarca. Io ragazzi non ci ho speso un euro, ok? Poi valuterò se effettivamente spenderci dei soldi. Per ora non ci ho speso un euro. A questo punto facciamo un duellino, così dimesso, e vediamo che succede, ok? Allora ragazzi, io non vi leggerò sempre, ma essendo un nabbo di merda, un po' vi leggerò. Nel senso, vi chiederò dei consigli, ok? Riku sia buona per il 3° mese, ti capisco, anch'io ho emulato Yugi al Teledad e mi hanno turboscopato quando ho approdato su Master 2, ma mi turboscopano ancora. Ok. Allora, qui si può partire già a sessare bene, in realtà, perché qui noi facciamo baratto, tiriamo via il drago bianco occhi blu e peschiamo due carte. Anzi no, facciamo questo. Tiriamo via. Oddio, possiamo fare diverse cose in realtà. Peschiamo un botto. Forse la cosa di più alto value è usare questo, tirare via un baratto per prendere due carte e poi usare l'altro baratto per via un drago bianco occhi blu. Cosa sta facendo questo? Cos'è? Re Supremo Cancello. Non ho mai visto sta roba. Richiamo Pendulum. Oh no, questo è un mazzo Pendulum. Una meccanica che io non conosco affatto. Potrei usare il baratto per cercare il neghino. Vediamo quante carte gli rimangono in mano. Cosa cazzo fa ste robe? Cos'è? È po' di...
E po' di Inscription. Cosa fanno? Ma cosa Cristo è sta roba? Va bene. Una volta per turno puoi scegliere come oscurità un bersaglio mostro oscurità di tipo incantatore che contro Cristo. Una volta applicato raddoppia qualsiasi danno da combattimento che quel mostro infligge al tuo avversario. Ok. E questo controlli Re Supremo. Non lo controlla, vero? No, ok. Ah no, ma è lui Re Supremo. Oh merda. Mago Tempus Stelle. Va bene. E cosa ottiene scartando staccare aggiungi un mostro oscurità. Ok. Vabbè, non ha Neghini in teoria però. Quindi posso giocare tutto quello che voglio dopo. Però forse qui può. Vediamo. Se questa carta viene distrutta non niente. Se questa carta viene distrutta, ok. Deve essere prima evocato. Puoi staccare un materiale. Aggiungi un mostro oscurità una volta per turno. Se stanno per essere distrutte in battaglia, puoi invece mandare un mostro tipo incantatore dal tuo deck al cimitero. Ok, quindi ne previene la distruzione ma non il danno da battaglia. Niente. Io odio di questo gioco di merda che tu passi 10 minuti a leggere gli effetti di qualcosa che non ci sarà. Cosa fa questo? Due mostri con nomi diversi. Ok, se un mostro viene evocato. Se un mostro viene evocato specialmente in una zona puntata da questa carta, non lo farò. Allora, ragazzi, in teoria io, se mi gira bene, posso attaccare con punto pecora. Ora vi faccio vedere, ma il mio obiettivo sarà evocare lui. Non penso che possa negarmi questa evocazione. Una volta per turno, guardate, io posso praticamente evocare lui e lui, far arrivare questa carta a 9000. Questo ha scazzato pesante, credo proprio di sì. Allora, comunque, cominciamo. Facciamo... Tanto lui non dovrebbe avere Neghini, me l'ha fatto vedere, era un pendulum quello. Quindi, via la pietra. E prendiamo due draghi. Uno e due. Abbiamo due luce. Ci mettiamo anche un bel drago bianco adesso. E speriamo di pescare qualcos'altro. Perfetto. È fatta. È fatta, ragazzi. Credo di aver vinto, ma vediamo. Ok, non dovrebbe riuscire a negare un cazzo adesso. Perché io posso fare questo ed evocare specialmente Mario. Faccio vedere il drago bianco, ecco il mio drago bianco e entro. Bam. Mi serve una terza carta nel cesso che potrebbe essere lui per l'incuribo. Vediamo un attimo gli effetti delle carte. Se controlli il Re Supremo che è lui, non subisci danni. Ah, però aspetta, non gli posso far danni? Devo distruggergliela quindi. C'è qualcosa che può negare gli effetti? Che vedi, c'è scritto se controlli Re Supremo non subisci danni. Una volta per turno Re Supremo. Ah no, però è Z-Arc, lui è zero. Non è lui, niente. Una volta per turno, se hai Re Supremo cancella l'infinito che non è neanche lui. Vabbè, qui non ha un cazzo questo, ok. Una volta per turno distruggi questa carta, applica adesso questo effetto adesso, vabbè, una volta applicato raddoppia qualsiasi danno da combattimento che quel mostro infligge al tuo avversario in questo turno, niente, grazie Dio Brando della sub. La pecora, tanto non è qui, il mostro non glielo evochiamo qua, e poi tra l'altro in realtà è punta solo di qua, quindi neanche a dire. Se un mostro viene evocato, puntata da questa carta, ma punta qui e basta, e qui, non punta da me, quindi sto cazzo. Qui vediamo un po' se questa carta viene distrutta in battaglia dall'effetto di una carta. Puoi scegliere... No, niente, non la distruggo in battaglia perché io gli attacco la pecora. Ma ragazzi, io mi sa che winno, che winno di brutto. Perché adesso faccio il baretto di nuovo. Butto via il drago e posso evocare le Vianir. In realtà avrei potuto fare ancora meglio per flexare, non buttare via il drago, buttare via il dissimulatore per Kuribo e evocare con Levianir un altro drago bianco, ma non l'ho fatto perché non serve. Adesso non evoco neanche l'effetto, non attivo neanche l'effetto di questo, guardate. Dragalublion, I summon you! Devo parlare come i doppiatori di Yugi inglesi. I summon you!
Grazie De Cuoco che si abbona per il secondo mese. Grazie Redone. Ma quindi tu eri iscritto, sei abbonato per il secondo mese. Non lo sapevo che tu fossi un iscritto. Ti ho raidato ieri ma non lo sapevo che tu fossi già iscritto. Secondo mese, grazie. Draglubian, I summon you in defense position. I activate the effect of Draglubian. Go! I detach Livianir to summon number 100, Dragon with Grass Pizel. Yes. Defense mode, ok. Ah già, perché c'ha anche un Oxyz lui, quindi in realtà è 13k. Metto una carta coperta. Metto il simulatore d'effetto. Grazie a Mike94 Gri che si abbona per il nono mese. Grazie a Gferro8. Sì, vabbè, faceva schifo questo comunque. Questo faceva proprio schifo. Ho fatto un primo turno di merda. Di solito non è così, ok? Di solito perdo. Ah, vabbè, unboxino. Cos'è sta roba? Ah, quella dorata è un loot. Spezza armatura, ma sono tutte carte classiche. Torna al menu. No, vabbè, duelliamo subito. Due vittorie al tier 2, let's go. Fun and interactive, grazie Maselai. No, dopo spacchettiamo dopo. Allora, ragazzi, qui secondo me è meglio passare col drago bianco, perché abbiamo 6 carte, gira meglio il deck. Avete 3 secondi per dirmelo. Passo. Passa sempre, ok. Anche secondo me passare è più intelligente. Boh, ragazzi, mano incredibile. Ma devo giocare più spesso in live. Ma non mi capitano mai ste mani. Ma è una mano della Madonna. Ok, passa, ti prego, passa che ho vinto. No. Non ho niente per negare, però. Basta, passa. Passa che ho vinto. Passa, ti prego. Passa. Passa a non avere neghini, ho vinto, dai. Dai, passa. Dai, passa. Vabbè, avrà 47 Max C, 49 Ash Blossom. Però posso giocare dalla mano questa, ma che cazzo faccio? Sul terreno deve essere. No, quindi non posso negare Ash Blossom. Allora, intanto facciamo vedere lui e vediamo che succede. Ok? Vediamo. Posso? Lo vuoi vedere questo drago bianco? Grazie Jack della sub. Lo vuoi vedere questo drago bianco? Te lo posso far vedere? Ruggito minaccioso, non posso attaccare, vero? Non posso dichiarare attacchi in questo turno. Non ho modo di bloccare questa cosa. Però posso mettere lui. Praticamente lui funziona così in teoria. Tu metti questa carta, numero Arth. Se lui non riesce a distruggertela, durante la end phase del tuo avversario puoi staccare un materiale da questa carta, bandisci tutte le carte controllate attualmente dal tuo avversario. Ho perso. No, non ho perso. In teoria posso fare qui. Intanto, vabbè, attivo baratto. Mettiamola anche la impermanence. Tattica è sgravata. Hai perso? A meno che non evochi... Ma perché ho perso già? Come fate a sapere che ho perso? Cioè, sono serio. Perché l'avversario ha il Numeron. E come fate a saperlo? L'ha fatta vedere? L'ha mostrata la carta? Preparati per il suo prossimo turno che OTK-erà. Però se uso quel mostro lì, in teoria no. Ah, ha aggiunto la terreno. Ok, si è aggiunta una carta terreno. Ok, un mazzo OTK, va bene. Allora, dobbiamo riuscire a farcela però, non sarà semplice. Intanto, baratto. Me lo farà fare? Ok. Questa però, gran merda. Altra impermanence la mettiamo.
butto via il dissimulatore d'effetto qui. Devo mettere il numero 92, sì, però devo riuscirci. E in teoria mi manca, oddio, ho sbagliato. Mi manca un altro mostro, altri due. A impermanenza infinita non hai perso. Vabbè, aspettate, ok. Impermanenza infinita dopo. Adesso il dissimulatore lo devo buttare via? O mi può servire per evitare OTK? E quindi basta, passo. Tieni sempre il dissimulatore. Va bene, mi fido di voi, raga. Io l'avrei buttato. L'avrei buttato, sono sincero. E l'impermanenza in colonna così annulli pendulum, va bene. E allora butto via Levianir o passo? Perché Levianir non lo butterei via, non mi manca tanto per farlo. Probabilmente al prossimo turno viene giù Levianir. Grazie presidente della sub. Io passerei, siete d'accordo? Va bene. Numero 38 ancora non ce l'ho, ragazzi. So che devo metterlo in lista, ma non ce l'ho. Ho Zeus. Zeus. Oh shit. Forse una impermanenza l'avrei dovuta tenere in mano. Ok, network numero. Durante la main phase manda una carta magia. Vabbè, vediamo che cazzo fa. Ok, vediamo cosa fa. Probabilmente qui, ditemi se sbaglio, non dovevo buttare via. Non dovevo buttare giù due impermanence, ma una sola. E ora, io non ho idea di come funzioni questo deck, immagino che ci sia un momento specifico per cui usare dissimulatore. Non ho idea di quale sia. Non può essere distrutto in battaglia, alla fine del damage step... se questa carta è combattuta, puoi staccare un materiale da questa carta, raddoppia l'attacco di tutti i mostri. Non adesso, allora, direi. Secondo voi ho perso già? Vabbè, comunque, direi non ora. Nessuno di questi mostri va annullato. Puoi staccare l'attacco... raddoppia l'attacco di tutti i mostri. Hanno tutti lo stesso effetto. Quindi se ne annullo uno, non so, sopravvivo? Però adesso non posso più usarlo. Perché durante la main phase. Fuck. Non funziona adesso. Ma che fanno? Ah, perché poi dopo vanno a 4K. Però non muoio. Mi fa 5.000. Grazie ID Lil Peck che si abbona per il 26esimo mese. Ma avrei solo rimandato l'inevitabile, no? O possono attaccare... Oh mio Dio. Ah, giusto, perché ha combattuto. Che deck del cazzo. Perché anche lui, distruggendo, combatte. Minchia, che deck del merda. Cioè, letteralmente arriva... Ti butta giù sta roba. E qui allora avrei evitato usando un solo dissimulatore. In realtà dovevo. Sì sì, Marcolino, lasciate consigliare. Ancora non sono in grado. Tanto se non voglio consigli guardo il gioco. Grazie Masayoshi della sub. Domanda tecnica, amici del wrestling. Veiler, con un Veiler avrei evitato 8.000. Sarebbe arrivato a 4.000 di massimo. Ho detto bene o no? Grazie a Marco Miorandi che si abbona per il 14esimo mese. Ciao Fra, come ti stai trovando su Master Duel? Mi stanno scopando malissimo. Inoltre ti consiglio di provare il mazzo ad Emancipator, irremovibile in italiano, con secca light. Stra diverte, scombi per 15 minuti e poi l'avversario, se non ha max C, ti ferma la combo o ti ferma la combo, quitta. Ok, io voglio provare Eldritch. 17 mesi per Salumi GG. Siamo quasi 1000 persone di pomeriggio, Yugi, ragazzi. Va bene, grazie. 17 mesi, continuo a chiedermi cosa mi porti ancora a rinnovare l'abbonamento per questo canale scadente. Non ho ancora una risposta certa, ma ormai immagino sia solo inerzia. Grazie mille. Grazie, ragazzi. Vediamo. Non
Non avrei evitato perché avrebbe attaccato con tutti gli altri prima e poi nella main phase 2 ti sarebbe stato fatto altri 3000 con un'altra carta. Ma non cambiava niente. E allora come lo batto? Cioè, quella cosa è imbattibile col mio deck. Cioè, dovevo vincere in quel turno, ma lui aveva la trappola giusta. Sì, dovevo tirare un'impermanenza in mano, ecco, questo sì. Ok, vediamo che cazzo ha Emerit. Mago Nero, questo lo conosco. Dobbiamo subito fotterlo, evocando un occhi blu con la pietra e spaccando questa. Questo l'ho giocato, cioè ci ho giocato contro. Invece quell'altro numero nella prima volta. Allora, secondo me conviene fottere questa qui, perché è bellissimo comunque questo scontro, esatto, Kaiba contro Yugi. Questa qui è la luce vera sua. E però questo qui rompe il cazzo, perché ogni volta che evoca il Mago Nero, specialmente, distrugge carte. Se non siete d'accordo, ditemelo, ma per me va distrutta questa prima ancora di questa. Non può attivarla adesso la trappola, ma la attiverà dopo. Tanto se lo evoca dalla mano. Dobbiamo subito sbarazzarci di lui. Cazzo, la gialla dei desideri. Ok, Max C non male. Lo useremo in questo turno non appena lui attiverà questa qua. Allora, non ho purtroppo modo. Posso fare due cose. Posso buttare via questa con il Kuribo. Ti leggo subito, mica male. Posso buttare via questa con il Kuribo, prendere un drago in mano e evocare lui, ma non mi sbarazzo di lei. Se invece faccio così, non evoco un drago alla fine del durante il turno, ma alla fine del turno mando via lui. Entrambe possono essere cose interessanti. Secondo voi cosa conviene di più? Avete capito qual è la differenza? Se io adesso butto via questa, mi arriva un drago bianco in mano, evoco questo, ma non distruggo questa carta. E non utilizzerei la gialla dei desideri, perché mi può mandare a puttane tutto quanto. Tutto il deck. Io farei con questa. Io ti direi di evocare spirito del bianco a fine turno, anche secondo me Tony il Fante, anche secondo me la play. Con un Max C che tra l'altro mi fa pescare qualcosina. E gli distruggiamo questa. Tanto il mago bianco c'ha lo stesso attacco del drago spirito bianco, che tra l'altro può essere tributato per un drago bianco che blu. Sì, se me lo distrugge poi tra l'altro c'ho anche il turno dopo questa. Grazie 100 memory, grazie mica male. Ragazzi, io lo gioco così, dai. Grazie 100 memory. La giara ti serve, usala, ma davvero? Ma siete seri? Oh dai ragazzi, siamo quasi 1000 persone su YouTube, ma che goduri. Siete sicuri che secondo voi la giara va usata adesso? Guardate che io l'ho usata in questi turni e mi ha fottuto completamente il gameplay, perché mi butta via magari tre draghi bianchi e ho finito di giocare. Cioè non so se magari voi... Cioè io la giara la uso quando sono nella merda. Giara dei desideri è sempre worth, ma sai che la usi sempre turno 1, se no non la metti nel mazzo. Si usa sempre, bro. Sta giara è un'arma a doppio taglio. E intanto evochiamo il Link. Siamo sempre in tempo. Mi fate una poll se usare la giara o no. Io l'ho sempre usata come ultima spiaggia ultimamente, perché... È anche vero che certo, se mi esce fuori roba figa, scombo l'universo e vinco, per dire, no? Cioè comunque non vinco, ma... Però se banno spirito...
pescare è sempre worth. Dai, fan, vediamo che cazzo state a dire. Sì, Jara si usa sì al 60%. Ah, boh. Mo Ash Blossom e mi sono buttato via 10 carte per no, che no. Che cazzo ho buttato via? Eccolo qua! Lo sapevo io, Cristo, lo sapevo. Lo sapevo. Ah vabbè, buono uguale, buono uguale, buono uguale. Ne valsa la pena, ne valsa la pena. Ne valsa obiettivamente la pena. Ne valsa la pena. Possiamo evocare il mondo adesso. Ne valsa la pena. Io ti max cio la mamma. Bra. Fai pure io, ma io faccio il max cio. Ora lui evoca questo e probabilmente usa l'effetto, tanto è una sola volta per turno, no? Aspetta, ecco qua. E mi ammazza il drago, giusto? Tanto io c'ho pure il ritorno del signore dei draghi. Lo può fare una volta per turno, giusto? No, in realtà no. Però vabbè, ma l'ha bandito, vabbè, sti cazzi. Ah, giusto, l'ha bandito, quindi... Oh mio Dio. L'ha bandito, quindi no, non posso riprenderlo. Però vabbè, sti cazzi. Allora, adesso io posso evocare o il dragone pazzo sgravato coi 9000 d'attacco, ma faccio un 7000 di danno. Non so quanto mi convenga. Oppure posso evocare il drago fotonico sgravato che distrugge una carta. Gli distruggo anima vera. No, non può bandirlo. Non può bandirlo adesso. Se mago nero viene evocato specialmente, puoi scegliere come bersaglio una carta, a meno che questo non sia un altro mago nero. Scopriamolo. Intanto dobbiamo metterli questi. Io evocherei il drago. No, merda, c'è qualcosa. Ok. O forse se la sta tenendo. Io evocherei lui, il drago fuciliere vintage, non vintage, futuristico. Zeus a 4 e GG. Posso evocare anche Zeus? Zeus come si evoca? Non l'ho mai evocato, l'ho presa ieri, però ho visto che serve. Se un Oxyz ha combattuto durante questo turno, quindi devo evocare prima un Oxyz. Attacco con Oxyz e poi lo evoco. E allora può avere senso. Vi chiedo una cosa. Può avere senso evocare il drago da 9000 e poi Zeusare? Cioè posso evocare prima il drago 9000 e poi Zeusare? È una buona mossa perché gli faccio 7000 di danno e rimango l'unico in campo. E tra l'altro poi il turno dopo, ok, va bene. Allora, let's go! I summon you, Dragolubian! Dai, si va. Meglio a... Perché meglio altro? Spiegatemi perché meglio... Ormai l'ho fatto, ma perché meglio altro? Ma lo metto in difesa, ma tanto ci guadagno poco. Con il drago da 9000 ha meno materiali, no? Ma non va il materiale insieme a Ze... cioè, il drago da... Allora, ora ormai questo l'ho messo in difesa. Non puoi effetto di drago... Allora, aspettate. Evoca specialmente uno di essi, attaccagli come materiale l'altro. Non puoi evocare specialmente altri mostri. E allora non si può. Attenzione, siete sicuri che si possa? Non si può. Not a good consiglio. Dovevo mettere il Cypher. Vabbè. Questo non lo sapevo. Allora, a questo punto
mi conviene mettere questo che non può essere distrutto in battaglia, ma tanto poi me lo distrugge con questa merda evocando un altro drago? O gli faccio 7000? Facciamogli 7000 a sto punto. Tanto rimane per tutto il turno dell'avversario, poi me lo distrugge lui. Però no, io dovevo... Siamo 1000! Sì! Aiuto! Che bello, mi rendete felice. Avrei dovuto fare drago cannone, sparare una botta alla maga zozza e poi mettere Zeus. E avrei vinto, tipo. Vabbè. Si impara. In realtà avrei vinto... No, comunque no. Non gli ammazzo il mago nero perché così non può poi evocare l'effetto pazzo. Questo cosa fa? Può evocare un mago nero... Subito uccidere lei. Rimane comunque 9000 per tutto il prossimo turno, eh. Mo' io ci provo, ma non me lo farà fare. E infatti, non si illumina niente. Vabbè. Qui che cosa c'è? Nulla. Ah sì, la pietra bianca. Lo evochiamo? Non posso evocare nient'altro. Vabbè, ora deve giocare defensive, a meno che non abbia un altro mago nero. Cazzo, penetrare l'oscurità mi rifà tot danno, se non sbaglio. Perché lui aggiunge... Mi fa 2005. Audio? Che vuol dire audio? Qui adesso mi fa 2005 di danno, perché aggiunge 9000 ai suoi... Ah, però posso fare questo. Posso fare l'incuribo, che stupido. Che godo. Non ci avevo pensato. Però non posso, perché c'è l'anima pazza. Non si attiva. Non è servito a niente, perché c'è la anima immortale. Quindi non posso targettare il mago nero, credo. Vabbè, ho preso 2005. In realtà vinco prossimo turno. Cioè, se lui non ha niente per negare gli attacchi. Oh, bella. A parte che adesso questo lo giro. Allora, posso fare il ritorno del signore dei draghi. Ma lo facciamo dopo. Possiamo mettere la pietra ed evocare il drago bianco occhi cazzi. E lo farei. Innanzitutto evochiamo la pietra. E poi rompere i coglioni. Se non va, abbiamo comunque anche il ritorno dei signori delle palle. Va bene. Ash Blossom. Per tributarlo comunque. Però che ci faccio? Il punto era evocare. Avere un altro drago bianco in mano non me ne frega un cazzo di niente. Quindi è pressoché inutile. Possiamo farlo giusto per toglierci lui dalle palle. Però in verità avere questo sincro ci può permettere di fare un'evocazione sincro. Giusto? Ora, io se non uccido questa carta qua, se non butto via questa, è un casino. Se non butto via questa, quando attacco muoio. Vabbè, facciamolo, dai.
facciamolo. Tanto mo evochiamo un 8 stelle. Evochiamo il Drago Nebula. Fanculo, fanculo. Ante la stessa cosa. Va bene. Non fa niente. Occhio al timer, avete ragione. Adesso, ritorno del signore dei draghi. Lui non possiamo usare nessun effetto. Non penso possa chainarci un cazzo. Cioè sì, questa carta, ma probabilmente ha un effetto a sé stante. Non mi viene in mente cosa possa chainare. Gli devo fare 1000 life points. Metterlo in attacco o in difesa è equivalente in verità. Anche perché poi tanto lo sacrifico adesso. Ora, che cazzo posso fare? Ah, non posso evocare con loro due. Un Oxyz, ragazzi, io sono noob qui. Un Oxyz non può evocare un altro Oxyz. Ah, e questo non lo sapevo. Allora era molto meglio sincro. Vabbè, facciamo Zeus. Ora mi prendo altri 2005. No, perché non è un livello ma un rango. Boh, è uguale, tanto moriranno tutti. No, adesso no. Oh sì, aspetta, no, forse do... Ah no, sì, perché se muore il drago non lo faccio. Fuck. Dovevo farlo, perché devo sacrificare... Non l'ho mai evocato Zeus per questo, ragazzi. Questa la perdo probabilmente per sta stronzata. Perché avrei dovuto fare Zeus... Grazie Gizzolone della sub. Avrei dovuto fare Zeus... E no, la perdo sicuro, ragazzi, perché... Vabbè, no, in realtà no, perché c'ho ancora robetta per resistere un turno. Avrei dovuto mantenere... Ah, minchia, c'ha un mago nero nel cimitero. Ah no, aggiungi un mago nero, 1000 coltelli. Ah, una magia, ok, attacco mago nero. Non so cosa faccio. E l'ho buttata via, sì! Ma non sapevo... Allora, ragazzi, e io sono qui per imparare, quindi l'ho buttata via, ma va bene... Una volta per turno puoi anche evocare utilizzando... E mi mancava questa parte dell'effetto. Utilizzando un mostro che controlli Xyz come materiale. Pensavo, se ha combattuto puoi usarlo. E loro ho detto no, me la risparmio. Ok, non è persa, ragazzi. Perché? Ma non fa danno perforante. No, tanto non te lo posso attivare. Ma perché? Fa danno perforante? Forse con l'up spell che hai in mano? Stavolta ritorno dei draghi lo uso, sì sì. Ah, perché ha attaccato questa e non questa? Vuole buttarla anche lui? Buono, e si gode. E si gode, ragazzi. E si gode. E si gode. Dimmi che non hai Neghini, bastardo. Ti prego. Non mi far vedere la catenella. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Godo. Possiamo fare Levianir. Godo, 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 godo. Ok. Intanto evochino. Nulla osta a distruggergli questo. Cioè a distruggergli il mago nero. Nulla osta a distruggergli il mago nero.
in teoria. Non ha niente. Ah, però può rievocarlo. Può rievocarlo. Se invece gli distruggo l'anima degli mortacci. Oh, via lui. Lo rende immune, tra l'altro, giusto? Se gli distruggo direttamente la trappola. Va bene, va bene. Sì. Faccio un cypherino, me lo fotto e vinco. Giusto? Siete d'accordo? La mia idea è fare un cypherino. Ah, però non posso targettarlo neanche. Devo fare allora il cypherino sniperino. Quello che spara le carte. E gli ammazzo direttamente l'anima. Perché sennò il cypherino non me lo posso neanche prendere, vero? Allora, evocare specialmente. Beh, direi lui. Adesso faccio sniperino paperino. Cos'è sta roba? Una volta per turno puoi offrire come tributo un mago, ok? E se lo fai annulla quell'effetto. Ah, questo è un problema. Una volta per turno, quando viene attivata una carta effetto, puoi offrire come tributo un mago nero e annullare l'effetto. Beh, però comunque lo perde il mago nero. Io farei questo. Metterei lui. Drago cifrato. Mandiamo via uno e 1-2, 1 e 1-2. Drago cifrato, pazzo. L'alternativo non lo posso usare, ragazzi. E ora evochiamo quello che spara. Però aspetta, se evoco quello che spara lui mi annulla l'effetto. Una volta per turno, quando viene attivata una carta effetto. Ok, vediamo. Allora, attiviamo prima l'alternativo. Lui penso che dopo non possa attivare questa. Giusto? Porca troia, 120 secondi. Io non posso targettare lui. Però posso evocare. O se no, aspetta. Se evoco questo qua, puoi staccare due materiali. Il tuo avversario non può scegliere come bersaglio i mostri tipo luce che contagli, però questa non bersaglia, quindi no. Devo evocare per forza lui. La fusione non muore e distrugge tutti senza target. Non ho capito. Allora, intanto provo a evocare questo. Vediamo un attimo che succede. In teoria lui me l'annulla con questa. Non so perché non sia funzionata questa cosa. E quindi ho vinto. Non mi chiedete perché. Perché non ha potuto attivare questa? Perché secondo voi non ha potuto usare quella a sinistra? Cioè, era una trappola che si attivava con l'attivazione di un effetto. Quindi l'Oxyz non è un effetto? Non è un effetto rapido? Vediamo il log. Fammela vedere. Rileggiamola. Una volta per turno, quando viene attivata una carta o un effetto, no, non è un effetto rapido, puoi offrire come tributo un mago nero. No, non era questa. Ah, no, però sì, puoi offrire, evoca specialmente alla tua mano al cimitero un mago nero, che è con un nome diverso dal mostro offerto come tributo, e se lo fai, però poteva farlo, ce l'aveva la ragazza maga nera, no? C'è una condizione in cui la trappola mago nero gli ha tolto qualcosa, già. Forse non aveva questi maghi da evocare, l'unica cosa che mi riesco a spiegare, amici. Ma siamo 1100 persone il pomeriggio a giocare a Yugi. Forse era maga illusione, aveva un solo mago nero, forse era questo il fatto. Vabbè, bella per me. Bella, questa carta me la ricordo. Oh, ragazzi, due vittorie. Dai, se puoi far. Aspetta però, aspetta, nulla. Quante gemme ho? Quante missioni ho fatto? Devo finire anche Elder Rich. No, non ero in Battle Phase, ero in main. No, cazzo, no. Ma non ho niente! Ma come si fanno gemme in questo gioco?
Leggo subito la donazione, Buzz Lightyear, scusami. Saido, ti consiglio di cambiare l'impostazione, il timing di attivazione e gli effetti su manuale. Imposta poi durante il duello in basso a sinistra, a destra su on. Ti permette di attivare gli effetti in momenti in cui con le impostazioni attuali non potresti. Ok, ma grazie proto Axel, che si abbona per il 14° mese. Questo non vuol dire che non mi attiva gli effetti in automatico, Buzz Lightyear. Spendendo, ma non voglio spendere. Non si fanno gemme easy, ok. La solo mode non l'ho fatta per niente. Mi dà parecchio. Guardate, mi manca tutto della solo mode. Facendo sta roba guadagno tante gemme. Ma soprattutto, vabbè, facciamo un altro duello, poi ne parliamo. Dai ragazzi, quasi 1100 persone per Yugi. Ma sono troppo felice. Ma di pomeriggio alle 6. Sono troppo happy, grazie, ragazzi. Me l'aspettavo, io mi aspettavo un 500 persone, un 600 persone. Sai, Master Duel l'hanno lanciato 20 anni fa, cazzo, tra pochino. Sono super contento. Grazie, ragazzi. Bene, duelliamo. Due vittorie. Tocca farlo più spesso, lo Yugi pomeridiano. Dai, ragazzi, tra l'altro meno 18 sub alle 1900, prima di stasera. Passo, io sono passa. Ok, quindi Zeus, cosa abbiamo imparato? Che Zeus si fa, ma con l'Oxiz. Non è male, perché possiamo già barattare. A parte che dobbiamo pescare una carta. Che cosa hai tu? Paura, robe cibernetiche che fanno cose. Mi fanno il sesso digitale. Io non voglio il sesso digitale. Debug Cinella. Ho perso, ragazzi. Cyberso vuol dire ho perso. Cyberso. Mondo virtuale. Grazie, Pyron. Ma che cazzo? Ma 18 sub in regalo così. Ma le 1009. Ma let's go. Grazie. Nego, sì, assolutamente. Nego così, non so neanche cosa cazzo fa. Puoi aggiungere un mostro? Ok, no, non, è buono non fargli aggiungere un mostro. Vaffanculo, impermanenza. Grazie, Pyron, grazie. 18 sub sono tantissime, grazie mille. 1900 sub questo mese già, al 10 del mese. Grazie, grazie. Obiettivo a 2000. Grazie mille, grazie. Fai il passa, fai il passa. Rayquaza. Dai, un drago bianco e sto. Un terzo baratto. Buono. Ragazzi, allora, o mi fa fare baratto o passo. Let's go, barattopoli. No. Ok. Non posso più chainare a baratto alcuno, ma posso evocare un drago bianco. Attraverso questo effetto metto in campo la pietra delle mie palle. Hai qualcosa da ridire, brutto pezzo di scroto? Attivo il saggio degli occhi scrotali. Sacrifico per evocare il drago bianco occhi scrotali. Potrei distruggergli anche un cazzo! Sono stato scrotato. Evocherò un dimesso Kuribo e me ne andrò a fare nel culo. Via la pietra. E dentro il pisollo. Evocheremo comunque a fine turno un, direi, drago dello spirito e gli spacchiamo anche questa. Così stacco due carte in mano e nient'altro. Siete d'accordo con il drago scrotale che ammazza le magie? Potrei anche drainare e mettere il drago bianco che ha più kill power, però ho paura di sta roba, magari gli fa scombare, gli fa far cose. Secondo me la cosa più sensata è rompergli quella trappola, se l'ha messa lì c'è un motivo. Scopiubion. Si chiamano tutti Bion. Grazie mille ad Antri D94 che si abbona per il 23° mese. Let's go. Rompino. Va bene. Autosessato, è la stessa cosa.
comunque, non cambia niente, va bene, l'hai usata. Non posso attivarla perché ha colonnato. No, perché è finito il turno. Subito. Draino, ragazzi. Io draino. Grazie a Gorgon che sia buona per l'undicesimo. Che goduria! Che goduria! Io ho drainato anche le palle. Io ho fatto... E lui... Oh, le mie palle! E io... Il drain proprio. Drainato anche le palle. Drainato anche le palle. Yes. Yes. Ragazzi. Ragazzi, è la vittoria. No, un giapponese abbiamo perso, ragazzi. Passa, passa, io sono passa, io sono passa. Sì, io sono passa. Granui. Tree Brigade. Ho perso. Allora. Questo è il primo in top tier. È il primo. Allora. No, aspettiamo 5 minuti, ok. Io direi... Cristo. Già un 3000 così, vabbè. Questo è il flamenco di quando succhi il cazzo. Non so cosa stia facendo, ragazzi, va bene. Ti prego, passa. Vedo da quello che scrivete che ha sbagliato qualcosa, ma... Non so che stia facendo. Ok, perfetto. No, no, è giusto, ok. Qui bisogna accompagnare con il bacino. Ora, cosa fa? Ok. Se questa carta puoi evocare una... Oh, Cristo, ok. Quando hai finito, diccelo. Che giochiamo anche noi. Si può attaccare questa cosa? Tutto il danno a combattimento che subisci viene inflitto al tuo avversario. Ah, minchia. Qui devo zeussare, ragazzi. Ah, ok, via. Un'altra.
Grazie script della sub. 20 mesi insieme. Ah, che bello Yu-Gi-Oh! Ok, inutile leggere questo effetto. Cosa mette dentro? Numero F0. Inutile leggere. Numero F0, ma diverso. Può evocare, ok, sì, va bene, ok. Non può essere distrutto in battaglia dagli effetti delle carte. Una volta per turno puoi scartare una carta, nulla attivazione dell'effetto, ok. E poi se quel mostro è sul terreno prendi nel controllo, Cristo. Come faccio? Non devo usare effetti. Non so quanta roba abbia evocato, ragazzi, in questo turno. Oh, Seamorg. Questo me lo ricordo, era una carta vecchia, ma non Link. Era solo un mostro effetto, Seamorg, ai tempi. Non può essere utilizzato come il tuo avversario, non può scegliere come avversario questa carta con gli effetti delle carte. Se questa carta sta per essere distrutta in battaglia, puoi invece distruggere un'altra carta Seamorg che controlli, ma non ne controlla. Zeus non targhetta, vero? Zeus distrugge tutto, quindi posso distruggere tutto. No, io non gioco, ragazzi. Va bene. Sì. Zeus non distrugge, manda al cimitero. Ok, ok. Cosa fai? Cosa stai facendo, Fra? Allora, raga, io devo pulire questa... F0 me lo annulla? F0 me lo annulla? Non posso evocare specialmente, come mai? Ah, merda, perché c'è questa. Ma che cazzo. Vabbè, e proviamoci, ragazzi, proviamoci. Sì, sì, ho visto. Petti rosso. Ah, nessun giocatore può evocare specialmente. Ah. Proviamoci. Ovviamente non mi farà evocare niente. Però intanto abbiamo skill drain. Questo lo devo mettere per forza qui in difesa adesso. E poi skill drainare. Io adesso metto questa qui in difesa, così non muoio. E poi basta. Non voglio buttare via richiamato dalla tomba. Anzi, me la metto posizia qui. E abbiamo anche vera luce. Ah, però potremmo vera luciare, ragazzi. Potrei barattare e poi vera luciare. Che ne pensate? Potrei barattare, però poi rischio di non evocare lui. Potrei fare tutto dopo. Evocare prima lui, sì, facciamo il prossimo turno. Tanto se non sopravviviamo è tutto inutile. Barattiamo dopo. No, Simeone.
piace, Simeone. E prendo un fottilione di danno, adesso. Posso attivarle almeno le trappole, sì. Cristo. Sì, l'attivo. Grazie Simox della sub. Ti seguo su YouTube dal 2006. Cosa posso fare? Niente. Grazie Ketchup Up che si abbona per il 13° mese. Un abbonamento per compensare il fottilione di danno che hai subito. Vabbè, ma ora mi fa il sexo. Ti seguo dal 2016 e volevo ringraziare te, Chiara, per tutto il lavoro. Scusami, Simox, stavo concentrato sul duello. Sì, vabbè, attivo. Bastardo. Figlio di... No, no. Quittiamola, quittiamo questa. Cioè non ha alcun senso. Prova un attimo con Vera Luce. Ma tanto me l'ha distrutta. Che faccio con Vera Luce? Non posso usarla finché attivo. Cioè, oddio, la chain mi permette comunque di metterla forse prima. No, perché parte dopo. Mi ha devastato. E come faccio? Finita questa. La nostra promozione in oro 3 deve attendere. Adesso fa 3, 5. Va bene, va bene. Accetto la sconfitta. Cazzo, le abbiamo vinte tutte prima di questa, vero? Però in oro 4. Ok. Sì, sì, quittatina, quittatina, tattica. Io sono passa, ti prego, io sono passa. Questo era un mazzo serio, no, questo è il mazzo top tier. È il momento di cambiare mazzo. Blue Eyes non arriva a plat, nulla da fare. Io voglio arrivare a plat con Blue Eyes. Però dopo questa battaglia finiamo lo Spetralich. Monte del creatore, cosa? Di legame. Finito? Ho vinto? Ho vinto, ragazzi. Ho vinto. Basta. Finita. Faccio. Questo gioca alle divinità. Sì, questo ho anche perso, perché io faccio... La evoco direttamente lei, a parte vabbè già era dei desideri. Però io in teoria posso evocare lei, buttare via lui un drago bianco. No, però aspetta, non posso mettermelo in mano. Quindi prima Giara. Che mi sono buttato via tutti i draghi bianchi. No, due draghi bianchi su tre, va bene. Grazie, vabbè, almeno il neghino ce lo siamo tolti. Sarò buttato anche il drago spirito? No, ok, meno male. Allora, abbiamo giarato. Dopo aver giarato, buttiamo due mostri via. Questo cosa che fa? Se un mostro di livello 10 viene mandato, il giocatore che controllava subisce quando questa carta viene tagliata, puoi aggiungere un mostro divino. Allora, io evocherei l'Ash Blossom, per quanto fa schifo farlo, ma la evocherei, così usiamo l'effetto del saggio e evochiamo il primo drago bianco, che sarà un occhi blu, semplicemente, giusto? E gli distruggiamo questa. Perché questa non mi sembra così impattante early game. I mostri di livello 10 non possono essere scelti come bersaglio o distrutti alle carte, ma la deve buttare prima la divinità. Mentre questa non so cosa sia. Perché l'alternativa è mettere lui in campo
e prendersi direttamente una pietruzza, ma non ci faccio niente con la pietruzza. Che ne dite? Io butterei via l'Ash Blossom. Siete d'accordo con me? Se hai bisogno, conosco un buon avvocato per leggere le carte. Grazie, Leiko. I Blue Eyes nella community è un meme perché è difficile perderci contro, ma non è così male se lo ritocchi un po'. Beh, me lo immagino, ragazzi. Oddio, no, no, no. Evocazione subito, scusami, non volevo. Evoco Ash Blossom, mi prenderà per un imbecille adesso. Bene, uccidiamo questa gatta. Cos'era? Unificazione divinità. Se controlli un mostro il cui nome originale è Dragolato di Ra, ok, durante la main phase puoi pagare life points finché non te ne rimangono solo 100. Ah, minchia. Drainone. Veramente è per fare il one turn kill. Vabbè, e qua mi fermo per ora. Attacco. Beh, questa la devo vincere, ragazzi. Dobbiamo ritornare a un cosa. Cos'è questo? È tragedia. Giocavo una roba simile. Ok, però non prende. Se subisci danno da combattimento, merda. E questo è un mostro di quelli che non possono essere più distrutti. Giusto? Non possono essere scelti come bersaglio o distrutti dagli effetti delle carte, però in battaglia sì. Ok. Me la ricordo lei. Non è impattante nel game. Ora m'ammazza. Molta paura. Canto antico. Vaffanculo. Ho molta paura, ragazzi. Ho tanta paura. Allora, con questo ho due mostri luce. Devo pescare un drago bianco. Oh, Cristo. Devo pescare un drago bianco. Devo credere nel cuore delle carte. Cos'è che fa canto antico? Aggiungi un drago alato. Bene. Poi se lo fai, puoi evocare tramite tributo un mostro. Beh, mo escerà. Eccolo qua. La trappola, tanto. Meno male che gliel'abbiamo tolta quella trappola. Sarebbe stato disastroso. Mi sta sfuggendo qualcosa? Non mi sembra una bella mossa. O rimane così? Cioè, rimane 8004-8004? Non è una gran mossa, fra. Perché se io al turno dopo metto 2-8 stelle, te lo rubo quello. Vabbè. Cos'è? Ah, giusto. Giusto, mi ero scordato sta roba. Ok. Rimane 8004. Questo è un problema. Cristo di Dio, ho perso. No, perché sì. Allora, mano di merda. Posso rievocarlo in difesa? Quando questa carta viene distrutta, puoi aggiungere un divino, quindi non gliela devo distruggere. Però. Devo evocare. Però se un mostro di livello 10 distrugge un mostro e lo manda al cimitero, però non devo tenergli questa comunque, perché sennò prendo 1000. No, devo per forza fare così. Tra l'altro non muore il drago, perché grazie all'effetto di questa poi sopravvive. Devo mettermi in difesa adesso. Devo tenere botta. Ah, tra l'altro la banna, giusto, non la distrugge. Corretto, bravi che mi insegnate questa importante differenza. Guarda, Zine, ho un'altra nel caso. Via.
Ora, in teoria, a meno che lui non ha modo di farmi Pursing o un'altra evocazione, un turno lo reggo. Vediamo. Ti prego. Ti prego. Ti prego, ti pago. Ti prego, ti pago. Ti prego, ti pago fortissimo. Non evocare altro. Ti prego, voglio vincerla. Oddio, 500, sì, me lo posso permettere. Però non penso che faccia solo questo. Fuck. Sento puzza di extra deck. Mi sa che nell'anus I prend. No, battle face. Battle face. Cosa fa? Ok. Saido in pericolo, ti prego, ti pago. La poltiglia rifletti metalli, ok. Che prova in difesa, se non sbaglio. Ah no, la mette la posizia e basta. Ok, ok. E io, signore dei draghi. Ragazzi. Signore dei draghi. Le gasopili. Se evoco un 8, vinco. Perché gli rubo il drago cazzo, o comunque faccio casino con gli XYZ. Ah no, sai cosa faccio? Evoco quel drago che fa danno attaccando l'altro. Cioè che ha zero di attacco, ma se attacchi prende danno l'avversario. Ti prego. Porco daino, ma non è possibile però, ragazzi. Ma porco il... Ok, ho una combo. Ho una combo, ragazzi. Ho una combo. Metto Max C. Ah no, però questo non si può evocare normalmente. Ho posizionato, non posso. Non è un tuner lui. Ma Cristo però. Cioè, ma non ho pescato niente, ragazzi. Ma potevo vincerla questa. Ma sarebbe bastata qualsiasi carta che non fosse Max C di merda. Non posso. Perché non posso posizionare nessuno dei due. Adesso lui muore e poi ritornerà dopo. In teoria, se non ha modo... Però mi fa mille con questi due merdi adesso. Basta che li gira. Devo mettere Max C coperto. Mi fa 500, vediamo. Giusto. La poltiglia di merda. Che c'ha pure attacco, no? Minchia, veramente mi basta un mostro livello 8. Un drago bianco. Una pietra. Qualsiasi cosa basterebbe, Cristo. Ti prego. Ti prego, ti pago. Non ha girato gli altri due. Bel Max C. Vai. Lui vuole fare di tutto per perderla, secondo me. Ti prego. Ti prego. Una carta decente, ti prego. Sì. Va bene. Va bene. Ti prego. Ti pago. Oh. Metà del deck al cesso. No, non avrai Ash Blossom. Ok. Ho buttato via gli altri draghi bianchi. Tutti e tre, ragazzi. Tutti e tre i draghi bianchi ha buttato via. Ma io non lo so. Tre mostri luce ce l'ho per Levianir però. No, ma ragazzi, fuori di testa. Fuori di testa. Fuori di testa. Tutti e tre i draghi bianchi e mani di merda una dietro l'altra. Però si fa. Si fa, ragazzi. Perché adesso io... No, non... Ah, perché non posso. Aspetta, però, con Kuribo. Allora. Evoco sta merda, seguitemi bene, ok? Fammela evocare, Dio Cristo, ok. Io ho un piano. Ho un piano. Ho un piano, ragazzi. Ho un piano. Va bene, sì. Cazzo. Non ho più un piano.
perché speravo che fossero esattamente tre mostri luce, ma cioè quattro mostri luce, ma sono tre. Dovevo fare prima la sincro. No, non sarebbe cambiato niente. La sincro l'avrei dovuta fare con Levianir. Con Levianir posso resuscitare qualcuno, ma quel qualcuno cosa mi cambia? Niente. Piano perso. Il piano adesso è evocare sta merda e stollare ancora. Giusto? Lui me lo ammazzerà però. Mi fa un danno con uno e con l'altro. No, però io gli metto lo zero. Forse ancora non persa? Non posso fare Xyz, e questo è il problema. Volevo Zeussare, ragazzi, ma non posso. Non posso perché devo evocare Levianir. Levianir, per essere evocato, vuole tre luce banditi. Uno, due e tre. Con questa non posso scartare nulla. Per fare uno Xyz devo prima evocare un drago, poi sperare di pescare qualcosa che sia luce e ucciderla. Ragazzi, è fattibile secondo me, ma dipende che cazzo peschiamo. Che è abbastanza comprensibile in teoria da quello che abbiamo buttato via. Basterebbe persino un baratto. Sì, lo attiviamo assolutamente. Basterebbe persino un baratto. C'è un baratto? Uno è qui, chiaramente. Uno è qui e l'altro l'abbiamo usato, vero? No, ok. Quindi un baratto c'è. No. Bandito il baratto. Uno, due, tre. Ha bandito tutto il deck. Fantastico. Bandito tutto. Tutto, qualsiasi cosa. Nel deck rimangono 8 carte. Io posso usare prima l'effetto di Kuribo. Cristo, che fai? Ah, questo potrebbe essere un problema. Perché se non sbaglio distrugge tutto? Sì. Ma può attaccare? Non credo. Cioè può attaccare con lui, non con lui, giusto? Ti prego, qualsiasi carta luce è ok. Tecnicamente luce. Luce, ah, ok, vera luce. Levi è GG, no. GG un cazzo, non gli faccio niente. Bandisco 3 luce. Evoca specialmente un mostro in posizione di difesa. E muoio di... cazzo faccio? Aspetta, però luce e oscurità. Perché ho fatto Kuribo. E luce e oscurità cosa fa? Aspetta, allora distruggi fino a 2 carte sul terreno? Heart of the cards! The heart of the cards! Il cuore delle carte! 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 We fucking won! Il cuore delle carte! Il cuore delle carte! Il carte delle cuori! Oh mio Dio, Levianir, il drago del sesso! Oh mio Dio, il Levianir, il drago del sesso pazzo. Levianir, il drago scrutale. Levianir, il grado scrutale. Il drago, il grado. Ah, merda.
non ricordavo che Kuribo fosse oscurità. E quindi in realtà, vedete, avendo oscurità, questa cosa io se fossi stato a giocare fisicamente a Yugi non l'avrei fatta perché non mi sarei ricordato del Kuribo oscurità. Ma con Kuribo oscurità ho potuto attivare l'altro effetto di Levianir. Vedete che però abbiamo fatto bene a non usare Levianir nel turno prima, l'avremmo sprecato. Goduto di sodio, vero? Goduto di sodio. Goduto di sodio, ragazzi. Goduto di sodio. Ok. Ok. Allora, ragazzi, per la live Yugi settimanale arriviamo a 1100 persone collegate. Siamo a 1073. Non ci siamo ancora arrivati a 1100, secondo me. Veri. Siamo stati tipo 1086. Grazie a Pyron che si abbona. Anzi, che regala due sub, grazie mille. 1912 sub totali. Merda, ragazzi. Ah, siamo 1150? Ah, allora non mi funziona... Ragazzi, allora non mi funziona il counter. A me da 1073. Meglio, meglio, va bene, godo. Allora, va bene, proviamoci. La Giara in realtà ci ha fatto vincere col seno di poi. Ci ha complicato la vita, ma ci ha fatto vincere. Io sono passa. Ok, giochiamo già il turno. Melodia, via pietra dentro drago bianco e drago alternativo. Drytron, non conosco questo roba. Secondo voi ha senso farlo? Evoca specialmente? Sì. Nego. Mi nega tutto, ok. Puoi già surrendare. Ma io devo vincerla questa. Voglio essere promosso a oro 3. Ora mi contronega. Ancora la catena attiva. Cerco di vincerla, ragazzi, cerco di vincerla. Non posso quittare. Sarò il primo drago bianco a vincere contro Drytron. Non posso quittare. Non posso quittare. Non posso. Sono un duellante, vero? Contiamo di fare porcate. Drytron Alpha. Ok. Vabbè, sì, tanto durerà 3 secondi in campo. 1, 2, 3. No. Vuole vederlo particolarmente. Ok. 5. Bene. Attiva roba dal cimitero. Cosa fa? Un rituale aggiunge. Va bene.
Quindi partire per primo o per secondo dipende tanto anche da contro chi sei, non solo che deck hai. C'hai il video di YouTube su come usare il deck in un'altra finestra, è vero, sta andando lentissimo come me. Piccolo aneddoto, ho affrontato un Drytron e basically stava vincendo e mi sono arreso, solo che mi ha negato l'arrendermi, allora ho provato a spegnere il PC, mi ha negato anche lo spegnere il PC e adesso sta acceso da 7 giorni e sta esplodendo, lui non ha ancora passato, aiuto, credo che stia bruciando la scrivania. Anche brutti in culo sti draghi, tra l'altro. Cioè non è neanche un deck bello da vedere, guarda che brutti, sembrano malati. Il Covid Dragon, guardalo, fa schifo, che cazzo è? Malatissimo. Ha la lebbra. Che schifo. Divina tri- oh, questa è una carta di merda. Guarda il momento anime di Yugi. Momento. Momento loli. È una divinatrice per l'araldo che suona l'arpa in culo. Va bene. Sì. È divertente comunque la nuova wave di Yugi. Hanno ragione i ragazzi che dicono che per vedere il nuovo Yugi e capirlo bene e capire come divertirti devi provarlo. Infatti lo sto provando. Non è bello? Dai, dai, si disconnette, avete visto? C'è la connessione un po' ballerina. Avete presente la faccina I Sleep di Twitch? Oh, Cyber Angelo Ben 10. È veramente Ben 10. Perché si chiama Ben 10? Cyber Angelo Johnny Bravo. Cyber Angelo Ben 10. No, no, non mi arrendo, ragazzi. Io devo vincere, devo essere promosso. Ok. Cyber Angelo Ben 10. Ok. Beatrice la signora. La signora B. Ah no, è eterna. Sarebbe stato incredibile se si fosse chiamata solo Beatrice la signora. La signora Beatrice in posizione d'attacco. Su YouTube c'è un tipo che fa una riflessione seria su sta cosa perché Blur ha avuto la tua reazione proprio contro sto mazzo. Beh, ragazzi, ma è... Cioè, più che altro, Yugi era un gioco sui bluff. E ora capisco che i bluff siano passati ai neghini, che tu, no, devi baitare per farti negare una cosa che in realtà non volevi usare. Però è tutto quindi basato sull'avere nelle mani delle carte e quindi, per permetterti questo, i deck hanno giocate che durano un quarto d'ora per farti avere la mano e il field giusto. Ben 10 dovrebbe essere il diminutivo di Bezaiten, che dovrebbe essere una divinità della fertilità. Nonché Ben 10. Ma ragazzi, ma che sta facendo? Madonna, che coglioni. Sta facendo tutto lui, poi non posso fare niente. E Drytron, questo è niente. Cioè, ma quindi gli streaming di Yugi competitivi ad alto livello sono così.
Io devo fare due cose dopo, metto una pietra a fanculo, prendo due draghi, ne evoco uno. Questo è quello che vorrei fare io. Questa cos'è che fa? Grazie Zeref della sub. Puoi anche evocare XYZ, questa carta mandando un mostro bisogno. Vabbè, se il seguente, se viene evocato in questo modo, è stato evocato in questo modo, il seguente effetto, ok, non può essere attivato. Una volta per turno, allora non è stato evocato in questo modo, puoi staccare una carta, manda una carta dal tuo deck al cimitero. Se questa carta sotto il tuo comando viene distrutta da una carta del tuo avversario mandata al cimitero, puoi evocare specialmente un abisso bruciante. Ok. Non può essere evocato se non specialmente. Puoi offrire Gesù. Ok. Cazzo leggo qua. Ok. Se questa carta viene evocata, puoi mandare una carta Drytron dal tuo deck al cimitero. Quando il tuo avversario attiva una carta magia o trappola mentre controlli un mostro rituale, macchina, che ancora non ha ma avrà, ne sono piuttosto sicuro, puoi staccare un materiale da questa carta e annulla l'attivazione. Va bene. Onestamente il problema è sia nel numero di negazioni, intendo sia i boss monster sia land trap, sia la consistenza dei mazzi. Ad oggi i mazzi che si rispettano senza interruzioni finiscono tutta la loro combo. Eh sì, è vero, lo vedo. Eccolo, arriva il rituale. Ah, è ben tenere il rituale. Così ha anche la possibilità di negarmi qualunque cosa con 3. Una volta per turno può? No. Se questa carta viene evocata, quando il tuo avversario attiva. Grazie Daniele della sub. Madonna mia ragazzi, ma davvero? Ma quanto tempo sta passando? Ma quanto dura sto turno? No, ma ragazzi, ma è allucinante. Cioè, non ci si crede finché non lo vedi. Sembra un meme, no? Vabbè, i turni di Yugi adesso sono diventati assurdi, durano un quarto d'ora. Ma davvero c'è sta roba? E io cosa faccio adesso? Mi gratto il culo? Adesso attivo la prima, lui me la nega. Ah, intanto facciamo così. Vai. Facciamoci negare la prima cosa. L'araldo cos'è che fa? Quando il tuo avversario sta per evocare specialmente o attiva una carta magia, puoi mandare un mostro fato al cimitero. Va bene, siamo pronti. Let's go. Me lo fa fare. Forse mosso dalla pietà. Ok. Sto pensando, perché dopo con Skill Drain qualcosa facciamo. Adesso se evochiamo lui, lui ce lo ammazza. Però va bene, perché va al cimitero, potrebbe essere poi resuscitato. Il fatto è che dopo noi facciamo Skill Drain, tutta questa roba non ha più alcun senso. Proviamo a baitare Baratto e buttiamo via il drago bianco. No, aspetta però, così dobbiamo fargli finire la roba prima di Skill Drain. O non ha fate in mano. Ce l'avrà sicuro, cioè va ben ten. Vabbè, intanto lui. Dobbiamo fargli usare più roba possibile. Il problema è che lui ha questo per negare e poi anche questo.
Dopo noi proviamo a evocare il drago. Minchia pure. Eva. Puoi bandire, aggiungi lo stesso numero di fate. No. E allora come fai? Butta via una fata, ne pigli altre due. Grazie It's Cooks che sia buona per il quarto mese. Ma scusate. Ma come tu fai allora? Ora annulla anche questo. Tanto potrebbe ributtare un'altra Eva e ripigliarle altre due. No ma ragazzi, ma che è sta roba? Cioè praticamente ha vinto al coin flip. Senza scherzare. Ha vinto al coin flip o sei magari una carta particolare che ti permette di tipo Nibiru. Però la devi pescare. Cioè la vinci o al coin flip o... No ma ragazzi, ma è fuori di testa sta roba. Non ho voglia di giocare questo duello. Ma voglio essere promosso. Ma è orribile. Io sono passa, ti prego. Però non sei questo deck. Ok. Ma è più che altro avremmo giocato un duello strangolato per poi perdere. Mondo perduto. Ah, saranno i dinosauri? Sì. Come sono i dinosauri, ragazzi? Mi diverto un minimo a giocare o no? Oviraptor mangia anima. Se questa carta viene buona, puoi prendere un mostro dinosauro. Tanto non posso negare una sega, praticamente. Però posso... No, richiamo della tomba, no, perché non è il mio turno. Allora lui adesso prende un mostro e lo aggiunge alla mano. Rex gigante, non posso vedere. Allora, una volta per turno, se, niente, bandisci un mostro dinosauro e un mostro non dinosauro dalla tua mano o cimitero. E lui li evoca dalla mano, cioè li bandisce dalla mano. Evoca specialmente un mostro dinosauro di livello 7 o superiore dalla tua mano o deck, ignorando le sue condizioni di evocazione. Bello. Cosa fa? Deve prima essere evocato specialmente, ma non ci interessa. Una volta per turno, durante la main phase, puoi distruggere un mostro sulla tua, nella tua mano o terreno. Se lo fai, metti coperti in posizione di difesa tutti i mostri scoperti. Cazzo. Quindi devo sbarazzarmi di lui velocemente. Questa carta può attaccare tutti i mostri controllati una volta ciascuno. Minchia. Se, all'inizio di damage step, se questa carta attacca un mostro in posizione di difesa, fa piercing damage. Ok. Vabbè, noi abbiamo diverse cose da fare adesso in questo turno. Possiamo fare tante tante cose. Ok, anche vera luce. Allora, diamo in giro un po' di robe. Allora, possiamo mettere il... Niente piercing fa anche peggio, come? Che dice? Se lo fai manda al cimitero quel mostro. Ah, puoi infliggere 1000 danni al tuo avversario e se lo fai manda al cimitero. Ok, ok. Allora, noi mettiamo due draghi bianchi, cioè un drago e un drago nebulosa, e possiamo xizzare. Possiamo fare il 9000 che lo scopa, ma mi sembra una soluzione un po' così. La cosa carina, secondo me, è fare... Vediamo un po'.
o un attacco con un 4000 tipo il Cypher e poi mettere Zeus? Che ne dite? Non credo proprio che ti farà axizzare, per qual motivo? Tutti i mostri sul terreno perdono 500 attacco. Puoi evocare specialmente un segna giura uovo sul terreno. Mentre il tuo avversario controlla un segna mostro, li copre. Che vuol dire? Te li mette coperti. Ah, perché può farlo anche nel mio turno? Una volta per turno durante la main phase. Ah. Ho capito. Allora dobbiamo fare l'incuribo. Prima, sperando che ce lo faccia su di lui. Una volta per turno puoi distruggere un mostro nella tua mano e terreno, e se lo fa metti in coperti in posizione di difesa. Sì, sì, sì. Mentre se lo faccio adesso è un bordello. E se metto il drago che non può essere distrutto dagli effetti, però viene distrutto in battaglia, cambia niente. Se adesso lo attiva, siamo a cavallo. Ma non lo fa. Effect Veiler non mi serve a un cazzo. Se non per il prossimo turno, ma tanto lui lo utilizzerà in questo turno. Giusto? Perché durante la main phase del tuo avversario. Non posso veilare in questo turno. Corretto? Prendilo che glielo blocchi. Non credo. Durante la main phase del tuo avversario. Siamo nella mia. Skill drain appena posato, quindi non posso usarlo, ragazzi, chiedete. Sto pensando a cosa mi può tornare utile. C'è il drago sincro, però no, tanto non me lo fa sincrare. Io prenderei questa pietra qua. Una volta per turno durante la main phase puoi distruggere un mostro nella tua mano, e se lo fai metti coperti. Ma non è solo la sua main phase, è anche la mia? E allora non so cosa mi convenga. Effetto rapido, ok. Cioè, mi conviene evocare solamente Kuribo? No, in realtà evoco tutto, almeno ho roba per proteggermi, tanto dopo ho skill drain. Vabbè, vediamo. Vediamo quando me lo attiva. Effetto rapido vuol dire anche nel tuo turno, ok. Grazie. Tanto se me lo ammazza poi c'ho vera luce. Se io evoco il drago, quello silver, può targettarmi con questo effetto? Sì, perché metti, giusto? I mostri Link non possono essere messi coperti in posizione di difesa. E allora, allora posso fare Xyz? Grazie DemZCM. Ragazzi, sentite, io ci provo. Ai Link non... Ora sì. Non targetta quindi può. Ok, ok, immaginavo. Link non Xyz. Ah, ok, ok. Mostri Link. E allora intanto mi conviene fare il Link. Mi conviene fare il Link. Perché non posso fare il Link?
Perché non posso far Kuribo? Non mi è chiaro perché io non posso far Kuribo. Ho sempre fatto con un mostro di livello 1. L'effetto di Drago Nebulosa? Eccetto mostri luce. Cazzo! E questo è un grave errore da parte mia. Non sapevo di... cioè non mai avuto questa chain di cose. Grave errore da parte mia. Ok, altra cosa imparata. Perché ora c'ho 1-0 in attacco a random. Timer, sì ragazzi, sì. Sì. Allora. Bel bordello. Perché adesso tanto mi sessa la famiglia. Adesso me lo copre. Perché lo spirito del bianco? Che senso aveva fare lo spirito del bianco? Me l'avrebbe ucciso. Io lo sto facendo solo per poi attivare vera luce. Questo qui voi dicevate. Spirito occhi blu. Non l'ho fatto, ragazzi. Perché non l'ho fatto? Perché cazzo non l'ho fatto? E io glielo posso sincrare? Glielo rubo, ragazzi. Sta aspettando che attivi l'effetto. Ma se attivo l'effetto, in chain parte prima il mio. Ho 100 secondi, ragazzi. Vabbè, io vado. Che c'ho pochi secondi. Ah, parte prima il suo, allora per questo. Lo farà adesso. Ok, mi è chiaro. What? Me lo ha fatto fare. Ok, e adesso ho 75 secondi e devo scegliere cosa fare. E non ho questa velocità di pensiero, ma credo che farò questo. In realtà rubare allora non è servito a nulla. Non può... Allora... Sì, so cosa fare, aspetta. Nessuno può attaccare direttamente tranne io. Battle, ok. Aspetta, allora attacchiamo con questo lui. Sì. Va bene. So cosa fare, credo. Attacca, Cristo. Vai. E poi, in main phase 2, facciamo un'altra cosa ancora. Attiviamo, sì, assolutamente. Drago Revolver, sì, vai. Sì, mettilo in attacco. Ok. Adesso usa l'effetto. Fucilaglielo, sì, via. Fucilaglielo. Bella. Grazie Simone delle sabbie in regalo. Surrenda, bastardo, surrenda. Sì, sì, vorresti usare l'effetto, vero bastardo? Vorresti usare l'effetto, certo. Allora, cos'è che fa? 38 secondi. Durante la tua main phase evoca normalmente... Non fare un cazzo. Non fare niente. No. Magra consolazione, amico mio. Al turno dopo scopopoli. Merda, ho 30 secondi.
Mi ridà un po' di secondi, vero? Sono noob, fammi ragionare sulle cose. No, non perdo di timer, faccio il turno più veloce dell'universo. E basta! Ok, turno più veloce dell'universo. Ok, fantastico. Vera luce, attivala. Attiva vera luce. Sì, turno più veloce dell'universo. Sì, voglio usare l'effetto. Sì, drago bianco, occhi blu, let's go. Vai, no. Sì, drago bianco, occhi blu. Attiva, sì. Let's go, si gode. Fantastico. Ok, bellissimo. Stacca un cazzo di materiale. Vai. Sì, sparagli nel viso. Vai. Pum. No. Ah no, cazzo, c'ho skill drain. Non sto più. Ho spento il cervello, ragazzi, scusate. Ho spento il cervello, c'è skill drain. Questa la mettiamo. questa la mettiamo qua. Così dopo poi ci evoca un bel drago bianco. Ok, facciamo così. Sì. Evochiamo Marione, grandissimo Marione. Sì, via te. E via te, fantastico. Spento il cervello, ragazzi, scusate. Mi sono auto skill drainato. Ok. Non so cosa posso attivare, ma non importa. Attacca tutto. No, Attacca tutto. Attacca tutto quello che puoi attaccare. Attacca. Directo attack. Devo vincere questo duello, assolutamente. Ha una sola carta in mano lui. E deve riuscire a evocare senza skill drain. Sì, certo che attivi. Tutto attivi. Tutto attivi, bastardo. Tutto devi attivare. Vabbè. Vuol dire che hai una carta. Neanche. Hai capito, bastardo? Hai capito? Neanche questo ti faccio fare. Bene. Godimento. Vai. Sì. Ah, non posso attivare l'effetto. E scordo sempre. Anche con l'occasia ho fatto la stessa cosa. Ho evocato il drago che leva la carta terreno, ma ho skill drain. Surrenda. È l'unica cosa sincera che puoi fare, surrenda. Surrendala, bro. Grande, non la surrenda. Sì, attivo. Voglio un altro drago bianco. Sì. Sì, voglio attivare anche questa. Non si può attivare, no. Ah, l'ha attivata. Ah, perché posso buttarla via, ma non si attiverà l'effetto adesso. Oh sì, perché va al cimitero. Ok, no, si attiva. Va bene. Vai. Ok, quindi puoi attivarla. Giusto, perché lo dice. Si annullano, ma possono essere attivate. Vai. Ok, questo invece non si può attivare. E muore, perché non si attiva l'effetto, giusto. Non si autoprotegge, perché c'è skill drain. Vabbè, GG. Ciao, Franco. Ciao Marione! Si attiva perché si risolve nel cimitero, l'ho capito dopo. E il Guedo. Dai ragazzi, per ora c'è di nuovo quella del salgo, vero? Dovrei andare via, dovrei cenare. Dovrei cenare però, c'è quella del salgo, ragazzi. C'è quella del salgo. C'è quella del vinco. Ragazzi, va fatta, dai, l'ultima. L'ultima se si perde, amen. Ultima e se si perde, amen, ragazzi. A me sembra una soluzione ragionevole, divertente. Devo fare il salgo. Dai, mi mangio uno di questi con Brustel dentro e buona. Bisogno. Io sono pasta, ti prego. Ti pago, io sono pasta. Io sono pasta, Lollomich. Una mano buona.
Non è cattiva già così. No, un'altra divinità. Lo posso vincere, conosco questo deck. Posso vincere, posso vincere. Ragazzi, quando sei passa. Il meme, quando sei inizio, quando sei passa. È fatta, ragazzi, OTK, OTK, OTK. One turn kill. Dai. Ok. Allora, non posso farlo. Impermanenza delle mie palle. Allora, metto la pietra bianca. Via le pietra bianca con il saggio dentro un drago bianco occhi blu che... No, uno spirito del blu che spacca sta merda. Non credo proprio. Let's go. Let's go, ragazzi. Voglio questo oro 3 più della mia vita. Andiamo. Ok. Blue eyes, white odorecon. Andiamo. Andiamo. Ce l'abbiamo nelle palle, ragazzi. Nelle palle. È nelle palle la situa. È nelle palle. Ora ne arriva un altro. Purtroppo, avendo spirito del bianco, non posso rompercelo in mano, spirito del bianco. No, perché non ho attaccato? Ho pigiato per sbaglio end, ragazzi. Ho pigiato per sbaglio end, sono una merda, non è finita. Ragazzi, ho pigiato per sbaglio. Ho pensato di essere primo, perché non c'era niente in campo. Questo errore mio, ho miscliccato. Allora, vabbè, non importa, ragazzi, non fa niente. E me ne sono accorto troppo tardi. Va bene. Non importa. Ma io sono passa, esatto. Ra? Sei disconnesso? Forse non c'aveva una buona mano ed è uscita. Oro 3! Non ha retto il peso di questa giocata. Oro 3! Non ha retto il peso di questa grandissima giocata. Allora, ragazzi, senza... Io sono passa, ti prego. E vabbè, ragazzi, non abbiamo giocato un cazzo. Gran mano del cazzo. Oddio. Buttiamo via la giara. Drago metallico nero. Puoi scegliere come bersaglio un mostro occhi... Bellissimo. C'è un deck occhi rossi contro un deck occhi blu. Che controlli? Equipaggia questo mostro dalla tua mano o terreno. Se questa carta viene mandata dal terreno al cimitero, però. Equipaggia questo mostro dalla tua mano o terreno. Non ha senso in questo momento negare questa cosa, siete d'accordo? Ok, non è occhi rossi un cazzo, è draghi merda. Questo potremmo impermanarlo, eh. Farei l'impermano. Se questa carta viene giocata lì, puoi aggiungere un'accensione settore di avvio dal tuo deck alla tua mano. Io toglierei lui, farei l'impermano su di lui. Così non aggiunge quello che vuole fare e magari interrompiamo la combo. No, non farlo. Motivatemi il perché, in pochi messaggi. Perché non dovrei? Io impermanerei, perché se attiva questo effetto, credo abbia bisogno di questa carta. Quindi ha senso, non conoscendo il deck, impermanerei. Aggiunge un terreno. Hai un 50 e 50 di fermargli la combo. La terreno che ha da è poco utile.
Vabbè, mi fido di voi. Drago metallico, occhi rossi. L'impermano. Cos'è che fa? Non invoglio impermanare. Tutti i mostri mizzile, va bene. Puoi attivare uno di questi effetti. Evoca un mizzile. Che nome di merda. Oppure se il tuo avversario controlla più mostri di te, non le ha, quindi evocherà un mizzile. Non faccio niente. Quando arriva Elfi, non conosco il mostro ma mi fido di voi. Usala, va bene. D'accordo. This I can do. Nessuno di questi si chiama Elfi. Bella. Elfi è bannato. Chaos Ruler. Va bene. Nessuno di lui è Chaos Ruler. Però se non gli avessi fatto mettere la terreno, lui non avrebbe fatto ste evocazioni sincro. Vabbè. Dragunità. Questa che fa? Se questa carta viene evocata puoi aggiungere una magia trappola Dragunità. Non conoscendo. Siete ancora sicuri che non va impermanato? Se questa carta viene evocata Link, puoi aggiungere una magia trappola Dragunità o una gola drago dal tuo deck. Minchia, ma questa mi sembra grossa. Stasera c'è Final Fantasy XIV, ragazzi, non vi preoccupate, è solo uno streaming pomeridiano questo. Io questo l'ho impermano, ragazzi. Io lo riempio di spermanenza. Lo impermano di brutto. Lo impermano, ragazzi. Questo vuole aggiungere draghi, vuole fare cose. Tanto ha già fatto la sua evocazia, quindi ora continua a fare evocazie speciali o si ferma qua. Ti prego, smetti. Così gioco anch'io. Magari vinco anche. Un'altra evocazia. Questa la devo mettere anch'io. End phase. Una volta per turno dell'avversario, se questa carta nella zona mostri extra, lo è, puoi offrire come tributo un mostro dalla tua mano terreno, fai tornare una nella mano una carta scoperta sul terreno. Rompe il cazzo questa, eh? Però dai. Buttiamo via il saggio? Io butterei via il saggio. Perché la giara la possiamo usare avendo un drago bianco e un drago alternativo in mano, capite? Ora farei anche giara, sinceramente. Ah, un Ash Blossom. E questo è buono. Questo è ottimo. Adesso me la devi per forza usare su questo, perché sennò crepi. Ma crepi comunque, ho vinto. Non... probabilmente mi sfugge come lui farà. Adesso lui deve usarla per forza. Però è una volta per turno. What? Io attivo anche l'effetto, certo. Ok. Va bene. E cosa fai? Cosa evochi? Mi ritorna in mano, va benissimo. Ah, però adesso evoca anche roba? Se questa carta viene offerta come tributo, evoca specialmente un mostro drago dalla tua mano e fai diventare i suoi attacco e difesa 0, quindi evoca anche
questo. E sono entrambi effetti. Pensavo fossero due effetti diversi. Va bene, che diventa però, certo, 300-300 per via del coso. Va bene. Ok. Ma poco mi cambia. Nel senso che io adesso attivo questo. E hai qualcosa? No, ok. E ora imbaratto qui, sul drago alternativo. Il drago alternativo ormai è stato evocato. Può essere evocato specialmente poi? Oh, adesso sì, perché questa carta l'ho già evocata. Poi mi è tornata in mano, ma in teoria è già partita la prima evocazione. Quindi adesso se ho un ressino posso prenderlo. Perché se lui lo buttiamo via senza averlo mai evocato non si può ressare poi. Però in teoria l'ho già evocato per questo duello. Quindi dovrei riuscire a barattare. Poi se no pace. Preferisco pescare altre due carte. Appunto. Levianir adesso posso? No, non posso Levianir. Ne ho solo due, fuck. Che inculeida. Ah, però aspetta, ho la pietra bianca, quindi posso anche Levianir. Posso riattivare l'effetto del drago alternativo? Chissà. Ho un'oscurità anche? No. Ah, ma tra l'altro poi Levianir che chi cazzo evoca? Non evoca nessuno. Vabbè, intanto. Anche perché dopo skill draino come un pazzo, nel caso. Once per turn, ok. Perché non posso? Per nebulosa, un'altra volta lo stesso errore, Cristo. Per il nebulosa. E quindi devo prima tirare via questo, va bene. Questo qua così non può evocare specialmente. E poi metto Levianir. Ok, facciamo così. Va bene, uguale. È uguale, la stessa cosa. Va bene. Questo però lo metterei in difesa. Ok. E da adesso nessuno può evocare più di due volte, giusto? E tra l'altro gli effetti del cimitero sono annullati. Adesso perché posso attivare un effetto? Perché mi può tornare il drago alternativo in mano, ma non ne ho nessun motivo di farlo. Nessun giocatore può evocare specialmente due o più mostri allo stesso tempo. Allora, se io adesso metto Levianir, si attiva l'effetto? Posso sacrificarlo questo volendo e mettere l'altro drago ancora? Non mi blocco da solo. Ah, non due volte, più di due mostri insieme. Ok, perfetto. E allora GG. Ok, ok, mi è chiaro. Allora, via. No. Sì, sì. Non voglio bandire. In realtà ci sta a bandire l'alternativo perché Vera Luce mi fa tornare il drago bianco. Grazie, Saxor. Però potrei fare anche questo. E il drago bianco tornerà un giorno. Però non sono sicuro di poterlo evocare lui. Non sono sicuro di poterlo evocare per la storia che ci siamo detti prima. Non rischiamo. Buono. Io fucilerei, ragazzi. Fuciliamo. Appena lui ha scelto cosa fare della sua vita. Fuciliamo, ci mettiamo in una posizione di higher ground, attacchiamo skill drain. E abbiamo davanti un 3000 perché riavremo con Vera Luce anche. Oddio, però Vera Luce non mi conviene. No. Vera Luce non mi conviene perché se ha uno spacchino mi ingroppa. Ok, benissimo. Adesso si fucila, ragazzi. Ma se gli prendo il mostro poi gli ritorna a fine turno, vero? Non penso di poter vincere già in questo turno perché non ho come spaccargli quel mostro. Allora, prima il cifrone, drago cifrato, via, e via che tanto poi lui ritorna nel caso con Vera Luce. No, perché evochi il rango 10 con il suo mostro, non mi è chiaro, non ho numero 38. Tom, con cosa potrei evocare il rango 10 col suo mostro? Non mi è chiaro.
È un 3 stelle, è un 4 stelle il suo, perché potrei evocare il rango 10 col suo mostro? Utilizzando un mostro Cypher Drago che controlli come materiale. No, il rango 10, forse non ce l'ho? Leggi bene l'effetto. Ok, una volta per turno puoi evocare anche usando un mostro che controlli come materiali. Puoi staccare due materiali su questa carta. Se il tuo avversario non può scegliere come bersaglio i mostri luce. No, ma che cazzo ho evocato? Ah no, aspetta, stavo guardando questo, ok. Grazie Young Batteo. Una volta per turno puoi staccare questa carta, scegli un mostro controllato. I mostri che controlli non possono attaccare il tuo avversario, eccetto questa carta. Inoltre prendi il controllo del mostro scelto, ma mentre si applica il suo effetto, i suoi effetti si annullano. Ah, e diventa un Cypher! Quindi glielo rubo e evoco il fuciliere. Giusto? Ma poggo. Quello di rango... Leggi bene. Ragazzi, ho paura del timer. Mi fido di voi. Adesso vediamo cosa posso evocare. Perché non conosco questo effetto, ma lo imparerò adesso. 191 secondi. Si è distrutto. Non so perché. È morto. Forse si è ucciso? Può farlo? Non so cosa sia successo. Ok, è una volta per turno, vero? E questa cosa qui non posso chainarla con nulla. Vabbè. E allora a questo punto fucilo. Si è autodistrutto per non essere rubato. A questo punto fucilo. Mi scrivete bene in chat intanto cosa avrei potuto fare? A questo punto fucilo, ragazzi. Ok. No. Bella. E si attacca. E questi sono 6200, tutti nel muso. E dopo c'è Skill Drain. Ah, non posso attaccare? Non posso attaccare, non so perché mi è sfuggito. Vabbè. E allora sì, avrei dovuto fucilare la terrena. Vediamo cosa mette giù. Ma io attiverei Skill Drain appena negavi il Mizzile con Drago Synchro. Non me l'ha fatto fare in teoria, no? Il Drago Synchro evoca i mostri, nega gli effetti nel cimitero, ma non me l'ha fatto fare in teoria. Vabbè, adesso evoca due di sti cazzi. Se hai selezionato, evoca specialmente dalla tua mano in posizione di difesa. Non ho modo di bloccare questa cosa. Ok, rubando il mostro lo trasformi in un Cypher Drago. E così facendo puoi evolvere quel mostro Cypher Drago di rango 10 per suo effetto, ok. Lui rimette sto missilino. Per ora non sta usando effetti, quindi appena ne usa uno lo mettiamo. O forse è il momento alla seconda di attivarlo. Adesso appena fa un'evocazione va attivata Skill Drain. La trappola è più veloce dell'effetto, no? Come mai non ho attaccato prima? Non l'ho capito. Cos'è che fa? Evoca specialmente un mostro missile dal tuo deck, ma esso non può attaccare, inoltre distruggilo. Non penso di poterlo negare, quindi bella. Cypher Drago, ah ok. Una volta per turno puoi staccare un materiale, distruggila. Forse era quello prima. Appena attiva l'effetto di prima usa Skill Drain. Sì, no, infatti, appena usa il missile io Skill Draino. L'altro Cypher, quello di prima. Ora me lo leggo, ragazzi. Dovrebbe essere qua dentro, eccolo qua. Che cos'è che ha fatto? Boh, io Skill Drainerei, ragazzi. Cioè, adesso non c'è nessun motivo per cui non farlo. Tanto siamo in vantaggio con i mostri che ci sono in campo. E lui ha evocato. Con questa magia. Non puoi.
A meno che non sia un effetto della magia. Non ho capito. Ah, in chain può, ok. Quindi dovevo farlo prima. Vabbè, adesso sono tutti fermi. Lui può evocare un tuner. Può superarmi in attacco adesso, diciamo, in forza bruta. La catena si risolve al contrario. Ci devo ancora entrare dentro sta roba. Ai miei tempi le catene non erano così grosse. Quindi dovevo farlo prima. Skill Drain non blocca gli effetti dei tributi. Se un mostro si offre come tributo, l'effetto si attiva comunque. Dopo. Perché dopo? Spiegatemi perché dopo e non prima. Perché adesso se ha un effetto di distruzione della carta me la può distruggere, ma l'avrebbe potuto fare comunque. Che cazzo è sta merda? Oh. Se questa carta viene evocata, puoi dissotterrare. Questo non può attivare questo effetto. L'ultima carta attivata è la prima che si risolve. Vabbè, ok. E quindi? Adesso cosa fa? Mi attacca Levianir? Ma poi muore. Ok. E ma sempre un bestione grosso deve evocare. Un 3002. Ok. Questo è un bestione grosso, ma deve autodistruggerselo. O posso autodistruggermelo io. O vera luce poi. Ah cazzo, questo però può attivarlo. Però no, non può. Io, ah, non posso chainarci il drago perché c'è skill drain. Non posso. Vediamo che cosa fa. Non so cosa sia questa roba. Ok. Cosa fa? Doppia autodistruzione, palla al centro? A me sta bene. Ne esco comunque vincitore e ho un drago bianco dopo con la vera luce. Quindi... Oh Cristo, un'altra evocazione. È un tuner? No. E allora perché qui? Mi sfuggirà il motivo di questa evocazione. Credo che faccia o doppia autodistruzione palla al centro o col 3002 mi attacca Levianir. Ok. Secondo me va bene. Tanto non posso attivarlo l'effetto. A parte che si sarebbe risolto al cimitero, ma... qui ti fermi? Ah, ok, fai autodistruzione qui. Va bene. E io dopo farò autodistruzione drago bianco. Basta. No, no, dopo, dopo. Grazie Costi della sub. Che bello vedere Saito su Master Duel. Io adesso faccio drago bianco, autodistruzione dei 3002 e distruzione del drago nero occhi rossi, incredibile. Tanto ce l'ho nel cimitero un drago bianco, no? La voglia. Anzi, lo attivo adesso in end phase, perché così se ne ho un altro in mano posso attivarlo. Di nuovo, perché è una volta per turno. Siete d'accordo? Non fare autodistruzione, sniperalo con l'effetto. Ragazzi, ho skill drain, fate il mio stesso errore. Ho skill drain, non posso. Adesso spero di pescarne un altro. Così sarebbe proprio... Mua. E va benissimo. Va benissimo uguale. Alla grande. Bene. Si gode. Si gode, ragazzi. Si gode. Levianirro. Sì, 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 tutta la vita. Il Levianirro. Si leviana, ragazzi, si leviana. Cypher effetto, ma non posso.
il Cypher Drago non è immune, credo, alla risucchiabilità. O mi sfugge qualcosa. A parte posso sincare. Cosa posso fare? Ah, posso fare il 4000 però. No, non posso fare il 4000, perché è solo il primo Cyber Drago che evolve nel 4000. E quindi fare questa cosa non ha alcun senso. Andiamo. Battliamo, ragazzi. A Skill Drain non ci penso mai, ma neanche io, amico mio, tranquillo. Cioè, non sentirti in colpa. Sì, sì, vai, vai. Facciamo sesso di massa. Vai, vai, vai. Amore doloroso, fra. È doloroso questo amore. Ah, no, ma io faccio il signore dei draghi. È doloroso solo per te questo amore. Non ci avevo fatto il penso come nella mia... Fermo. Come nella mia vita yugica. Let's go, let's go. Il sesso pazzo di tre draghi. È una threesome con i draghi, fa male, amico mio. E c'è la skilla che ti draina, tra l'altro. Sei messo malio. Let's go. Non mi ero scordato dell'effetto del signore dei draghi. La goduria. Io sono passa. E tu che fai? Quitti adesso. Quitta, ho detto, bastardo. Adesso rievoca altra merda. Può fare qualche altro sinchino. Sì, è un bel duello questo. Questo è bello, sì, mi sta piacendo. Allora, finché non mi distrugge Vera Luce, dormo sonni relativamente tranquillo. Perché tanto se il massimo che può fare è 3200, deve fare sexo paxo con il Cypher Drago. Ma io credo che in questo momento farà questo e passerà. Non penso che abbia grossa roba. Però forse può tunare qualcosa, si può tunare qualcosa. Grazie Marco Cot della sub, grazie mille, grazie anche a Jag. Passo rapidamente per rinnovare che devo riattaccarmi a Elden Ring, bella. O si fa questo muro e passa, o evoca qualcosa che può almeno tirarmi giù il 3200 per rallentare. Lui deve stollare adesso. Deve stollare. Vediamo. Ricordate che c'è Skill Drain, quindi deve tirare fuori un numero grosso. Se distruggono Vera Luce tutti i tuoi mostri vengono distrutti. Lo so, ragazzi, però devono distruggerla con una magia. Ma non ne ha, quindi non può distruggerla, perché gli effetti sono negati, in teoria. Grazie a Roscio Roscio che sei buona per il secondo mese. Comunque Skill Drain è una carta forte, ma non worka con tutti i mazzi. Più spell... e trap giochi, meno è problematica per te stesso e più per l'avversario. Continua così, ti siamo. Grazie mille, grazie anche a Fabrizio. Grazie della sub, ragazzi. Voglio questa seconda vittoria in gol 2. Dai, dai, dai. Cioè in gol 3. Io credo nel cuore del godo, esatto. Però ti devi muovere, fra, ti prego. Devo andare a mangiare. 3 ore di streaming di Yu-Gi-Oh. Ok. Tunata pazza, ne può fare un'altra. Tunata. Un 3K. Questo è... vediamo un po'. Ok, si attiva un'altra roba. Vediamo, vediamo. Vero che gli effetti nel cimitero li può attivare. È corretto questo. Vediamo forse questo? No. E credo farà un'altra tunata. Penso proverà a distruggermi i mostri da 3000 con degli attacchi suicidi. Potrà farla un'altra tunata da 8, sì. Teoria sì. Fare un altro mostro simile e diminuire le botte che gli arrivano dopo. Il problema è che non può neanche distruggermi il drago bianco, perché se me lo distrugge dopo ritorna. Quindi può uccidermi solo le Vianir. Cioè lui adesso proverà, credo, a distruggermi sia le Vianir che il drago bianco, ma il drago bianco dopo torna. Vediamo. Credo si stia studiando come uscire da questa situazione del merda. Questo... Ok. Niente. Non può neanche farsi la tunata selvaggia. Boh, che goduria. Qui si fa un casino adesso. Gli puliamo la board, ragazzi. Gli puliamo la board.
e lui può rievocare. In teoria però se il tuo avversario controlla più mostri di te, tanto li controllo lo stesso, ogni tanto vale fare piazza pulita dalla tua mano. Ah, non ce li ha, quindi bella. Deve evocarli dalla mano, non dal deck. Evoca specialmente con nomi diversi dal tuo, dal tuo cimitero. No, quindi li evoca. Secondo me mi conviene far piazza pulita qua. No, che cazzo ho fatto? Vabbè, è uguale, stessa cosa. Gli potevo fare 200 life points. Non so perché ho fatto sta roba. Cos'è? Ah, si risolve al cimitero sta merda. Io qui ho fatto una minchiata perché l'ho attaccato col drago bianco. Dovevo attaccarlo col cypher. Ok. Oh. Ok. Perché non ho letto neanche quell'effetto. Va bene. E se mi fermo qua? Lui non controlla più mostri di me poi. Perché mi dovrebbe avere in pugno, ragazzi? Non ho capito, Manu. Non mi sento che mi abbia in pugno. O lo spacco di attacchi e lui poi rievoca. Ciao Vanni, hai trovato il drago bianco? Io non attaccherei adesso, così lui non può fare sta roba. Mentre al prossimo turno spacco e attacco. Ho due draghi bianchi al cimitero, vero? No, uno solo. Ok. Io non avrei, non attaccherei, perché sennò lui può riattivare sta merda. Grazie bra della sub. Grazie della sub, grazie davvero tanto. Comunque sai, tu hai giocato Yu-Gi-Oh! Negli ultimi 10 anni. Eh sì ragazzi, certo. Io giocavo Teledad fortissimo, Malvo. Facevo i tornei proprio. Usa vera luce nel tuo turno. E infatti, esatto, è quello che voglio fare. Ora vediamo cosa può evocare. Non mi è chiaro come funzioni questo deck. Un Levianir suo, che tanto non può usare. Va bene, però mi spacca il mio Levianir. Still non può usare l'effetto. Io poi gli ammazzo un mostro e passo. Ora, qualunque cosa mi attacchi è abbastanza irrilevante. Se mi attacca Levianir, io tanto poi posso tornare 2 versus 1 con Vera Luce. No, non attiverò Vera Luce. E adesso io ne attacco una, così non può neanche sincare, attacco questa. No. A questo punto Vera Luce attivalo nel suo turno. No, perché sennò può usare l'effetto, è un effetto rapido. Però aspetta, Vera Luce adesso posso attivarla, perché siamo 2 contro 2. C'è un effetto rapido questo, perdonatemi. Per ora così ne controlla 2. Non dovevo attivarla. Adesso siamo pari. Non dovevo attivare Vera Luce. Oh cazzo, che sfiga. Ce l'ho per caso una pietra qui dentro? No. Però posso fare questo, fantastico. Ah, questo attacca 2 volte ma non con skill drain. Allora facciamo così. Attiviamo lui. Evochiamo lui.
Perché così rimaniamo in uno contro uno, mi spiego? Gli ammazziamo questa, che è la Tuner. Dal cimitero può fare qualcosa questa carta? Può attivarlo se ne hai di più. Ora siamo alla pari, sì, ma io ora gli voglio cominciare a pulire la board. Ma intanto io faccio il fusione. Ok, che è sempre un 3000. Questa in realtà è una bella partita, mi sta piacendo. Grazie Rusty Cyberman. Lo metto qua. Ok. Fantastico. E adesso attacco. E rimaniamo uno contro uno. Ora devo decidere cosa attaccare. Lui che cosa fa? Puoi scegliere come bersaglio una carta che controlla niente. Lui nel cimitero non fa niente. Nel cimitero lui non fa un cazzo. Io lo ammazzo. Se non attacchi diretto non vinci. Sì, devo attaccare diretto, però quando lui non può rimettere questi mostri di merda in campo. Dopo faccio puliziopoli. E non la puoi attivare, fra. Mi spiace. Dopo io in end phase ne evoco uno, in main phase ne evoco un altro. Spacco questa carta, doppio 6000, ho vinto. Se lui non evoca altro. Adesso io non evoco un cazzo, ragazzi. Adesso io non evoco niente. Lui si rimane con questa carta di merda in mano, che speriamo non sia un mostro. Prossimo turno io metto in end phase un primo drago, in main phase mia un altro drago e vinto. Dai, dai, non fare un, dimmi che non è un mostro. Tanto se è un mostro, facciamo la stessa cosa di ora. Attacchiamo col drago bianco un mostro e stiamo fermi. Perché non basta, se no. Oppure, vediamo adesso. Adesso non ci conviene. Sapete perché? Perché se io evoco adesso. Lui va in superiorità numerica dopo. E io potrei evocare, gli faccio 3000 di danno, ma poi lui fa gli evochini pazzi. Quindi io ancora non evocherei, ragazzi. 15 carte, 24, le finisco prima io. Vabbè, vediamo se mi esce un terzo mostro adesso. Non faccio niente. Ah, fuck. Avrei potuto fare una cosa intelligente. Va bene. Facciamo due adesso. È la stessa cosa. Adesso ne mettiamo due. Però lui può suicidarsi e poi attivare questo effetto, ragazzi. Sì. Può suicidarsi e evocare questo effetto. Quindi mi conviene fare comunque un vera luce. Metterne uno. Ah, però potevo fare un'altra fusione. Non ci ho pensato. Ne ho altre di fusioni qui dentro. Lo faccio la prossima volta. Così continuo a aumentare la mia superiorità numerica. Cancella, scherzavo. Ok. Devo farlo al prossimo turno. Nella end phase lo devo fare. E devo sperare che non becchi skill drain. Cioè che non riesca a perciare skill drain. Mi devo muovere. Dai, passa, basta. Bella, questo è quello che volevo. Fantastico. Sì, sì che voglio attivarla. E adesso dobbiamo andare all in, ragazzi. Se c'è la forza riflessa, se piagne. Ok. Allora. Questo cos'è che può essere semplicemente evocato col posizionamento? Che potrebbe essere un'altra cosa divertente, ma no. Evocazione speciale, cosa posso evocare? Solamente della merda. Allora. Facciamo l'evochino. Assolutamente facciamo l'evochino. E nel prossimo turno gliene dobbiamo sparare due. Allora,
O attacchiamogli e facciamo danno, ma dopo torniamo a Evocopoli con la possibilità di lui che scomba e evoca cose brutte. Oppure passo, prossimo turno, se lui non ha niente, evoco un occhi blu in end phase sua, occhi blu in main phase mia ed è matematicamente vinta. Vincevi easy. Grazie del commento, Electa Buzz Lightyear, ma non so cosa voglia dire se non argomenti. Cristo. Ho 13 carte nel mazzo. Non mi è chiaro perché vincevo easy, ma va bene. Ma se faccio 3k di danno... Vabbè, mi fido di voi, ragazzi, va bene. Va bene. Cos'è che posso evocare? Un galattico. Non è male la situ, allora. A posto. Va bene. Mi fido di voi, ragazzi, va bene. Io non avrei fatto questo. Io non avrei fatto questo. Adesso, in main phase 2, io evocherei il drago pazzo. È meglio averlo un 4000, perché lui ha mostrato di poter evocare al massimo un 3200. Senza contare che se toglie skill drain, quello non è male. Io tanto sarò sempre in superiorità numerica. Perché dopo ritorna il drago. Lui ha dimostrato di riuscire a evocare con la forza bruta solamente il 3002. Quindi è abbastanza una certezza per me sto drago 4000 adesso. Ma se evochi lo spirito e togli la terreno a ridaglie, c'è skill drain. Skill drain, ragazzi. Adesso lui ne evoca 3. Non sono più in superiorità numerica. Ne ho 2 dietro qui. Ne ho 1. Ma per ora no. Ah, la terreno evoca fino alla differenza. Quindi non altri 2. Ne evoca 1. Ok. Ma ora col 4000 lui non può fare più un cazzo. Ok. Attiviamo vera luce. Così andiamo 3 contro 3. E speriamo di avere un quarto mostro disponibile. Non penso di poterlo fare. Posso evocare un terzo drago bianco, ma non mi è utile. Non mi è utile. Un'altra vera luce coperta la metterei, così al massimo poi ritorna. Oddio, però non l'avrei dovuta mettere perché Spolverino mi ingroppa. Allora, lui non ha attacco purtroppo, ragazzi. Però posso sincare. Con sincando ho 4. È fatta. Sincando è 4. È vinta, è finita. Che cosa? Che cosa? Volevo evocare! Porco il credo! Scopia. Volevo evocare, ma che cazzo mi metti l'attivazione davanti? Dio Cristo! Dio Cristo! Dio Cristo! Volevo evocare, ha attivato la skill. Ha attivato la Cristo di skill, Dio.
delle madonne. Accidenti a me, colpa mia. Colpa mia è colpa. Cristo. Cristo, quanto sono stronzo. Sono proprio stronzo, sono. Adesso devo fare la fusione e tritargli lui e rimanere in due. Senza vera luce. Via sto tunnel, così non fai un cazzo. Prossimo turno è vinta uguale se non mette roba. Ragazzi, vi tolgo un attimo perché stanno arrivando troppi input e sono rincoglionito. Non fare niente, ti prego. Non so cosa sia. Manda un mostro luce dalla tua mano al cimitero, aggiungilo. Tanto non penso di poter fare niente, cioè. In questo momento non serve. Ah, ok. Mette una carta coperta. Vabbè, rimandiamo di un turno quello che è successo. La mette coperta e smette o la scopre. Cos'è che fa sta roba? Ah, ok. Torna il 3000. In mano. Ah, nell'extra deck è tornato. Merda. Ora tuna. Però può tunare il 3000 perché si è ripreso il 3000. Cazzo, ragazzi, era vinta. Era vinta, era vinta. Ho premuto sull'effetto, era stravinta questa. Era una minchiata vincere questa sfida. Ora di nuovo altri 20 minuti. Cazzo, era vinta. Era vinta, accidenti a me. Paura, il terrore di sto timer. Ora evoca il 3000. Perché se l'è ripreso nell'extra deck. Il 3002 sta ancora nel cimitero. Ora, sei intelligente, mi ammazza la fusione. Ah, ho attivato l'altra vera luce. Vabbè, ho sbagliato, ragazzi. Pensavo fosse la quella già scoperta. Vabbè. Ok. Ne ho uno in mano? No. Ah, ne ho uno nel deck. No, sono entrambi nel cimitero, ok. Pensavo, ragazzi, potesse... Pensavo... No, non può essere indistrutta sbattaglia, ragazzi, ma c'è skill drain. Ho sbagliato, ho attivato un'altra vera luce, pensavo fosse la mia. Cioè, la mia già piazzata. Non so come distinguerle. Sei intelligente, ammazza la fusione. Infatti. Può evocarlo? Perché sennò ha fatto una minchiata cosmica. Ah, ok, evoca il 3002. Cazzo. Cristo, ragazzi, l'abbiamo buttata via. Cioè, adesso sarà una sofferenza unica dover cercare di ammazzare lui. Mannaggia a tutto, mannaggia. Dovremmo avere ancora dei ritorni del dragone da pescare. Sì. È lenta, cioè ci deve ammazzare con un 3002, deve ammazzarci 6800 life points, però... Barà, buono. Buono il baratto. Buono un culo il baratto. No, non è stato molto bravo lui, cioè l'abbiamo buttata via noi. Colpa mia. Lui
perché lui non è mai stato evocato. Non so se mi manca un drago bianco da pescare. Credo di sì. Forse sono tutti qua. No, sono tutti qua. Dopo. No, vado in deck out, ragazzi. È tuner lui? Godo. Godo il cazzo, però. Comunque non glielo sfondo adesso. Un'altra pietra servirebbe. Boh, bisogna capire. Se gliela stollo, vince lui, perché, cioè, io ho 8 carte. Dissimulatore di effetto, non posso evocare una minchia, se non queste merde che però vengono assolutamente distrutte in battaglia. Tutta la vita, proprio. Non mi resta che attaccare qui. Esatto, ragazzi, non è stato bravo lui. Se riuscissi a evocare 3 draghi. Ma lui si può evocare senza polimerizzazione? No. Un bordello, raga. Non so. Mi deve venire in mente come evocare roba. Lui può essere distrutto in battaglia? Sì. Purtroppo sì. Devo sperare che lui mi ammazzi skill drain a questo punto. Ragazzi, era vinta 3 turni fa. Ok. Cosa è successo? Fa il curibo col velere. Poi che famo? Lo guardiamo col curibo? Gli facciamo ciao. Ah, si tributa? Ok. Parte anche col veiler. Col skill drain. Va bene, mi fido. Però cosa succede? Ci guadagniamo un turno praticamente. Comunque, sì, sì, l'ha attivo. Però solo quando dichiara un attacco. E comunque poi può non dichiararlo, vero? Cioè può fermarsi, non deve morire. Semplicemente mi salvo un drago un turno. Giusto. Se vuoi stollare, ti consiglio un'altra giara. La giara della prosperità che ti fa scartare carte. Qualcosa. Dall'extra. Ah, no, no, no. Ok, ok, l'altra giara. Ok, ho capito. Cos'è che fa questa? Ok. Vabbè. Non ho capito. Vediamo un po'. Io non so che carte mi rimangono. Bella. Non c'è modo, ragazzi. Non c'è modo. Perché serviva il 4000, cazzarola. Facciamo Veiler Curibo. Poi. Quanto pare l'ho già evocato, no, ok. Veiler Curibo.
Ma con skill drain poi rimane zero. O no? Grazie Technostall, grazie mille. Minchia, in teoria potrebbe andare sta cosa, no? No, l'incubo mi hanno detto che parte, c'è skill drain, anche se c'è skill drain. Vediamo. Ragazzi, è l'unica nostra chance. Ragazzi, se l'incubo non parte, ci siamo fatti fare... Me l'hanno scritto in 40. Che parte. Ah già. Non molto smart in realtà. Da parte mia. Dovevo anche ammazzarmi il drago. Però vediamo, vediamo. Ok, vediamo, vediamo. Scopriamo. Se Kuribo funziona e il suo effetto poi dopo non viene più, come dire, resettato, allora si gode. Che fatica, ragazzi. Ora torna normale? No, torna normale, ragazzi, non serve a niente. E ok, Ash Blossom che è tuner. Mi ci pulisco il culo col fatto che sia tuner. Lui non serve assolutamente a niente. È stasera, è tra 10 minuti ormai, no, tra un'ora e 20. Mi sa che è finita, ragazzi. Allora, quante pietre abbiamo? Tutte bandite? Tutte bandite. La pietra era... Perché avremmo potuto avere un altro drago ancora e magari fare uno Xyz tattico e sgravato. Però l'unico Xyz che possiamo fare è lui. Non si attiva, vero, questo? L'effetto evocativo non si attiva. Zeus? Zeus si può fare? No. Oh sì, forse Zeus si può fare però. Perché Zeus non si può fare? Ah, perché comunque non può poi attivare il suo effetto. Può combattere. Ma non può attivare il suo serve. Il suo effetto. Io qui metto il terzo drago bianco, ma ormai è relativamente poco importante. Era vinta, ragazzi. Abbiamo buttata via. Metto un'altra skill drain per il meme. E basta. Non ho neanche più fusioni. Sto pensando se c'è qualcosa che possiamo ancora pescare, ma tutti i mostri li vedo qua. Credo che si possa surrendare. È andata di fortuna che abbiamo miscliccato all'opponent, sì, è vero. Non c'è niente che mi viene in mente che si possa fare che non sia lui che uccide Skill Drain. Però, cioè, a questo punto, certo, la stronzata la può fare, ma... A parte che anche se uccide Skill Drain fa probabilmente un spolverino, mi spacca tutta la vera luce e mi uccide. Reborn del 4000? Abbiamo... Sì, forse è l'unica, è vero. Aspettate. Un ritorno dei signori dei draghi è qui. Però aspetta, 7 o 8. Non è...
Però con questo posso rievocarlo? Cos'è che sta facendo? Boh, non ho capito cosa stia facendo, ma vabbè. Fai quello che cazzo vuoi. Se io rievoco... No, quello è il rango. Quindi non si possono ressare. Non posso ressarli in nessun modo. Sì. No, Monster Reborn non ce l'ho. Dai, spero che debba andare a cena. Grazie Salemo della sub. Perché me l'ha tenuto in vita? Ah, perché tanto ormai vuole puntare a farmi fare deck out, forse. O se ne è scordato. I suoi effetti sono annullati, non serve a niente questa cosa. Ragazzi, non mi viene in mente un cazzo di niente. Lui punterà a farmi fare deck out a questo punto. E ha 15 carte. Io ne ho 5. Ho paura della carta coperta, è vero. Dice tanto che cazzo mi frega. Sì ragazzi, è lo stesso duello di prima. Non penso di avere nulla per rompere skill drain, ma che ci costa aspettare. Uno Xyz non può evocare un altro Xyz, vero? Tranne che per l'effetto suo. Solo se c'è scritto nella carta, ok. Vabbè, si evoca sta merda. Come Zeus, certo. Puoi attaccare una carta a tua mano dex come materiale. Che cazzo mi serve? Niente. Va bene. Comunque questa carta alla fine, quella che gli volevamo negare all'inizio, è stata la nostra rovina. Però no, la nostra rovina è stata sbagliare. Era vinta. Ma ragazzi, è inutile fare adesso analisi del deck, di cosa mettere o non mettere. Ho perso per un misclick. Cioè, ho fatto una stronzata, ho attivato un effetto invece volevo evocare. Era vinta, questa battaglia era vinta, l'abbiamo giocata bene e poi abbiamo buttata via. Cioè, non c'è da fare deck fixing perché ho fatto una minchiata. Premesso che è un deck del cazzo, nel senso è un deck che non andrà troppo oltre un certo tier. Ma secondo me, dovevo evocare, per chi si è collegato adesso, il saggio, per fare una sincata e vincere matematicamente, ho attivato l'effetto. E mi sono ucciso un Xyz da 4000. Può sempre saltargli il wifi, certamente. O comunque gli rovinerò la cena. Non so neanche da dove gioco. Non avrò carte da pescare con questa. Non credo ci sia niente da fare. Evocare e uccidersi una carta non ci porta a niente. È un tuner 3-11. Evocare un tuner non serve a niente. Posso staccare una carta da questa. E non mi porta a niente lo stesso.
Sono fottuto dal mio stesso. Abbiamo quattro carte. E non mi viene in mente come, sinceramente. Perché niente è di quello che è ressabile supera in attacco sto cesso. Speriamo faccia la stronzata. Non ho Regeki, no. Speriamo faccia la stronzata di buttarmi via Skill Drain. Mettiamogli anche questa coperta. Ah, ora sono battle face, perdonate. No, basta. Dopo gli mettiamo quest'altra coperta. O si disconnette 25 turni mai visti dal 2006 probabilmente in Yu-Gi-Oh. Peccato ragazzi, quanto rosico, era vinta. Era vinta matematicamente. Sì sì, c'era la main 2, ma vabbè. Non credo proprio di avere roba per togliermi Skill Drain, ragazzi. Mancano 4 carte e sono... carte del manga. Ok. Non ho modo di mettere in difesa. Non ho polimerizzazione. Ho una pietra. E che ci faccio? Me la caccio in culo la pietra. Mi faccio tornare in mano un drago. No, un occhi blu. Mi ha tirato in testa. Tanto viene negato. Tutto si attiva. Tre carte. Cos'è che fa? Ah vabbè, niente. Fa ridere, fa. E io pure, guarda. Grazie H della sub, guardate. E le risate. Allora, adesso posso farmi tornare in mano un drago bianco occhi blu. Tornandomi in mano il drago bianco occhi blu, può tornarmi solo il drago bianco occhi blu in mano, vero? Vabbè, mo vediamo cosa mi può tornare. Tanto evocarlo direi proprio di no, visto che non ne ho. Shit. Tutto quello che non mi serve. E il mio drago bianco spirito non può negare, perché parte prima Skill Drain. Non può spaccarla. Torna nell'extra, sì, però. C'è niente da fare, raga. Siamo fottuti. A meno che lui non faccia una cazzata, siamo fottuti. Fanculo, ragazzi, sto rosicando come pochi. Stupido misclick. Avevo il terrore del timer, ho fatto proprio... E che lo evoco a fare il drago alternativo, ragazzi. Potessi usare l'effetto, lo farei. Speriamo che lui faccia la cazzata di togliermi Skill Drain. È l'unica cosa su cui dobbiamo sperare. Che lui faccia la minchiata di togliermi Skill Drain. Sì, sì, Malvo è sempre il tizio dello stall di prima.
E poi attivo l'altra, esatto. No, ma non lo farebbe mai, non ha alcun senso. Arrivato a tre carte dalla fine, aspetta. Io farei end phase. Che senso ha? Oppure potresti disconnetterti, fra. Io devo mettere a scaricare Final Fantasy con l'altro. Mannaggia tutto. Però posso farlo mentre stollo. Dai, crash adesso. Crash, ti prego. Sì, devo metterlo a scaricare, ragazzi. Cosa sta facendo Franco? No, niente. Non compro nulla. No, si è ucciso un mostro. Cosa ha fatto? Allora, fatemi tirare fuori il codice. Non compro niente, non compro nulla. Final Fantasy 14 facciamo stasera, ragazzi. Tocca a me. Ah, ok. Bella, ci sta. Ok. Codice. Non ora. Mazza quanto scriviamo. Scusa Gian Michael, scriviamo come porci in questa chat. Mi mandi il codice di Final Fantasy. Allora, pesco. Questa carta volevo. Però per evocare cosa? Cosa evoco? Questo non lo posso evocare, mi avete detto, vero? Ma tanto che 7-8 pure potessi. Sono né 7 né 8. Pezzo di cazzo. Grazie The Curionex della sub. Vabbè, usiamola. Levianir. Ora calo l'alternative e me lo metto nell'ano. Ho messo di tutto. Dai, magari Skill Drain si scorda di essere attiva. Niente, se n'è ricordata. Dai, proviamoci. Ok. E adesso... attacco al cazzo e tiro fuori. Eccolo. Ok. Intanto il codice. Riscatta un codice.
Ok, proviamo a attivare questo effetto. Magari ci sbagliamo. E in realtà si attiverà. Duello più lungo della mia vita. Intanto sto mettendo il codice di FF, ragazzi. Dai, ti prego, disconnettiti. Ok, riscattato. 44 giga, mazza. Ah, c'è proprio la versione PS5, figo. Forse uno skill drain nega un altro skill drain. Ok. Ora mi ammazza Draglubion per il meme. No, no, niente Hollow Knight. Pronto per l'installazione. Vai a download. Non compro niente. Vorrei scaricare Final Fantasy, posso? Sì, assolutamente. Ok. Perché non me lo sta scaricando? Dio Cristo. Non si sa. Tocca a me? No, sto facendo multitasking, ragazzi. Ok, dai, penultimo turno, ragazzi. È fatta. Ce la farò. Va bene. Facciamolo. Ecco la carta che serviva. Proprio lei. Come si scarica questo Cristo di gioco? Ok. Sì, voglio scaricarlo. Voglio scaricare Final Fantasy. Raccolte, no. Voglio scaricare Final Fantasy. Cronologia transazione, no. Allora, Final. Cosa mi sta uccidendo? No, Draglubion. Oh, Final Fantasy Online nella raccolta. Oh, impossibile installare. Grazie. Libera spazio. Cosa cancelliamo? Master Duel. No. E lo sto giocando a PC, tra l'altro. Cancelliamo. Col cazzo che cancello Demon's Souls. Cancello. Sì, questi due. Vado, ragazzi. Ci siamo. Del Gran Max C. Giocato nel mio turno. Tutto questo perché abbiamo fucking miscliccato. Gran partita. Dovevo negare Max C con Ash per il me. Stavo cliccando BS invece di cliccare il gioco. Ho fatto un achievement necromante perché mi sono millato tutto il deck. Grazie Mirko del regalino.
va bene, è stato comunque proficuo, abbiamo vinto tanto oggi. Vediamo un po' la cronologia. L'abbiamo fatto. Vediamo, dalle 18... No, no, prima. Da qua. Una win. 2 win, 3 win, 4 win, 5 win, 6 win e 1, 2, 3, 4 loss. Che sarebbero state 7 win, 3 loss se fosse stata giocata decentemente questa. Ma vabbè, rip. Missioncine. Un po' di gemmette. Dai, missioncine. Dai, beh, un po' di ricompense. Quante ne abbiamo? 755. Dai, presto faremo delle gran spacchettate. Grazie alla Rosa Bianca. Ragazzi, scappo. Ah, stasera, ore 21:30, tra 50 minuti vado a cenare con Final Fantasy. Ah, necromante quando evoco i 50 mostri al cimitero. Ok, pensavo fosse andare di deck out. Ragazzi, ci vediamo dopo con Final Fantasy 14. Poggo. Ciao. Skill Drain nega la cena.